Buongiorno e bentrovati in una nuova puntata di Sveglia Trieste. Siamo pronti per la rassegna stampa, la lettura del meteo e poi invece ci saranno gli ospiti dalle 8 alle 9, dalle 9 alle 10. Dalle 8 alle 9 ci sarà Michele Babuder, assessore comunale politiche territoriali comune di Trieste, mentre Giorgia Kakovic di Adesso Trieste sarà l'ospite tra le 9 e le 10. Andiamo a vedere subito il meteo per le giornate che sono davanti a noi. Intanto la situazione generale sull'Europa centro-meridionale: si va consolidando l'anticiclone subtropicale che garantirà quindi sul Friuli Venezia Giulia tempo stabile con caldo in progressivo aumento almeno fino a metà della prossima settimana. Cielo sereno oggi o poco più che nuvoloso nel pomeriggio sulla fascia alpina, venti a regime di brezza, temperature che sono in aumento con le minime che toccano i 26 gradi e le massime 33. Il tempo anche per domani, domenica 11 agosto, cielo in prevalenza sereno con qualche nube pomeridiana sui monti, farà caldo con temperature in ulteriore aumento, venti a regime di brezza che tenderà ad attenuare il caldo al pomeriggio sulla costa, temperature minime fra i 23 e i 26 gradi, le massime fra i 30 e i 33. Vediamo come si apre la settimana. Lunedì 12 agosto, cielo in prevalenza sereno, temperature molto elevate, specie in pianura, venti a regime di brezza e anche qui tenderanno ad attenuare il caldo di pomeriggio sulla costa, ma le temperature minime salgono fino a 27 gradi, così come le massime fino a 34. Vediamo anche la tendenza per la giornata di martedì 13 agosto, cielo in prevalenza sereno, temperature molto elevate, specie in pianura, venti a regime di brezza che tenderanno ad attenuare il caldo di pomeriggio sulla costa, in serata potrebbe giungere qualche temporale dalle Dolomiti, temperature minime in ulteriore rialzo fino ai 29 gradi e le massime fino ai 35, quindi continuerà a fare molto caldo, anzi continueranno anche a salire le temperature da oggi fino a martedì almeno compreso. Andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano Il Piccolo, che apre con il Molo Quarto, perché da lunedì addio al posteggio, cancellati 485 stalli, il sindaco dice che è al vaglio una soluzione sulle rive, gli spazi andranno utilizzati nell'ambito del cantiere di Porto Vecchio, quindi da lunedì non si potrà più parcheggiare al Molo Quarto. Il cantiere che farà nascere il parco lineare del Porto Vecchio si prepara ad aggredire anche gli spazi dove restano 485 stalli. Di conseguenza il comune revocherà a Trieste Terminal Passeggeri la concessione di quell'area. Il sindaco di piazza, conscio del problema, anticipa che si sta verificando con TTP di trovare una soluzione sulle rive per colmare questa mancanza di 485 stalli in Molo Quarto. Una cittadella dello sport all'ippodromo di Montebello è il piano dell'imprenditore Tria, se ne parla a pagina 24 del quotidiano. I lavori su Barcola, che lavori sulla barriera che protegge la passeggiata, il ripristino che parte da settembre, lo vedremo meglio anche più tardi, se ne parla a pagina 19 del Piccolo, ma poi vedremo anche un nostro servizio proprio su questo. La situazione in regione per quanto riguarda la scuola: 3.000 i docenti da assumere, uno su quattro sarà precario, sono meno di 1.000 i docenti che saranno immessi in ruolo in Friuli Venezia Giulia nelle scuole di ogni ordine grado. In vista della partenza dell'anno scolastico resterà significativa la percentuale di precari tra il 25% e il 30%, più di uno su quattro. È lo scenario in vista della pubblicazione delle graduatorie gestite dalla regione, che saranno pronte all'inizio della prossima settimana. Quanto agli altri posti vacanti, che sono poco più di 2.000, si procederà con assunzioni a termine. Intanto la regione però rilancia: nessuna regionalizzazione, ma sulla scuola serve più autonomia. Ampio spazio anche a Cuma, l'orso goriziano che trova finalmente casa nel bosco della Germania. Era solo e malato, era stato salvato quando era un cucciolo, ora la nuova vita in un centro di recupero. Quindi l'orso salvato a Gorizia potrà avere finalmente una nuova casa. Andiamo a vedere anche poi l'ampio spazio anche sul quotidiano, vedete, alle Olimpiadi ovviamente, poi vedremo, magari se avremo tempo vedremo anche qualche risultato degli azzurri proprio in questa nella grande manifestazione.
Andiamo a vedere anche l'apertura del Corriere della Sera. Kiev avanza, Mosca bombarda, Gaza, USA, Egitto e Qatar spingono per la tregua. Hamas invece tuona, liberate Barghouti. Affondo ucraino in una base aerea oltre confine. La Russia quindi risponde: è stato colpito un supermercato e ci sono state 14 vittime. Anche il giornale nazionale dà ampio spazio ai successi, alle vittorie degli azzurri, l'Italia degli 11 ori e la rivolta del 7 bello, poi vedremo meglio anche appunto alcuni risultati. Via l'abuso d'ufficio, c'è cioè la firma di Mattarella stretta sulle intercettazioni, ma l'Associazione Nazionale Magistrati lancia l'allarme, questo è un danno. Il presidente Mattarella ha promulgato il DDL Nordio sull'abuso d'ufficio, era stato approvato alla Camera in via definitiva lo scorso 10 luglio. Ora, oltre all'abolizione del reato di abuso d'ufficio, il testo modifica il reato del traffico di influenze, introduce una stretta sull'uso delle intercettazioni telefoniche e limita il ricorso della carcerazione preventiva. Ma per l'Associazione Nazionale Magistrati questo è un grave danno. Delitto Biagi, torna in libertà l'ex brigatista Boccaccini. Da ieri il brigatista Simone Boccaccini, nome di battaglia compagno Carlo, è un uomo libero. La sera del 19 marzo del 2002, all'epoca idraulico per il comune di Firenze, fece parte del commando che uccise sotto casa a Bologna il gius lavorista Marco Biagi. Condannato a 21 anni fra sconti di pena e buona condotta, ora l'uomo è di nuovo in libertà. Brasile, un aereo precipita, decine di morti. È successo nello stato di San Paolo. Un ATR 72 della compagnia Voepass Linhas Aéreas è precipitato ieri pomeriggio nella zona residenziale di Vinedo, città brasiliana vicina a San Paolo. A bordo 57 passeggeri più 4 dell'equipaggio. Non ci sono sopravvissuti. I testimoni che hanno assistito all'aereo precipitare, parlano, cadeva come una foglia. Comprare San Siro, l'idea di Inter e Milan. I club scrivono al sindaco Sala, ma i progetti alternativi non sono stati accantonati. La lettera al sindaco di Milano Beppe Sala è arrivata ieri mattina. Milan e Inter sono disponibili all'acquisto del Meazza o del diritto di superficie. Le società stanno lavorando con un team di advisor tecnici e legali per valutare gli aspetti tecnici e finanziari di questo tipo di operazione. È previsto un incontro tra le parti a metà settembre. In ogni caso Inter e Milan non hanno accantonato i progetti alternativi. Leggiamo anche le nuove novità sulla Serie A: stop alle perdite di tempo in Serie A, addio ai raccattapalle. Non ci sarà più il ragazzino Cassano che a braccia tese serve la palla al Divino Baggio. Dalla prossima stagione la Serie A dirà addio ai raccattapalle a bordo campo per evitare, si dice, perdite di tempo strategiche. Il patto segreto di Google e Meta, leggiamo anche questa notizia, negli USA il Financial Times ha smascherato l'accordo segreto tra Google e Meta per pubblicità mirata a catturare l'attenzione degli adolescenti su Instagram e su YouTube, risale all'anno scorso questo accordo segreto che però viola di fatto le regole. Mi risposto sul quotidiano locale Il Piccolo, andiamo a vedere sul tema scuola, quello che appunto leggevamo all'inizio della nostra rassegna stampa con i titoli: 3.000 docenti da assumere in Friuli Venezia Giulia, ma solo 390, 935 potranno essere immessi in ruolo, quindi si registrerà un precario su 4. Non sono meno di 1.000 i docenti che saranno immessi in ruolo in regione nelle scuole di ogni ordine e grado in vista della partenza dell'anno scolastico. Resterà significativa la percentuale di precari sul totale degli insegnanti in servizio in regione, tra il 25 e il 30%, insomma più di uno su quattro. È lo scenario che si delinea in vista della pubblicazione delle graduatorie gestite dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che saranno pronte all'inizio della prossima settimana. Per quanto riguarda gli altri posti vacanti da coprire, poco più di 2.000, si procederà con assunzioni a tempo determinato, senza le quali non si potrebbero assegnare tutte le cattedre.
Ci sarà da verificare anche quante saranno le immissioni a ruolo che non potranno essere effettuate per mancanza di candidati. Come di consuetudine, le settimane d'agosto sono quindi un periodo di super lavoro per gli uffici scolastici, almeno 3.000 i posti in pianta organica liberi non occupati da personale assunto a tempo indeterminato. Trovare i 3.000 docenti, inclusi quelli di sostegno, per il sistema scolastico regionale è un'impresa che presuppone ormai da anni il ricorso inevitabile al precariato. Complessivamente sono 935 i posti vacanti a disposizione per le assunzioni a tempo indeterminato su 1.004 autorizzati dal Ministero, di cui 875 per le scuole con lingua di insegnamento italiana e 60 per quelle di lingua slovena. Conosciamo il contingente di nomine in ruolo autorizzate, ma ancora non abbiamo le graduatorie dei concorsi espletati dalle altre regioni, spiega la direttrice dell'Ufficio Scolastico Regionale Daniela Beltrame. Stiamo approvando le graduatorie dei concorsi espletati dalle commissioni del Friuli Venezia Giulia prima del 13 agosto, il nostro ufficio scolastico regionale non può aprire il turno di nomina. Per tutti i posti assegnati con i concorsi delle altre regioni, che non si concludono entro il 31 agosto con graduatoria pubblicata, la legge prevede l'accantonamento del posto vacante con nomina di un supplente fino all'entrata in servizio del docente avente diritto. Abbiamo lavorato alacremente, sottolinea Beltrame, continuiamo a farlo 12 ore al giorno senza sosta. Quindi più del 25% sul totale degli insegnanti in servizio al mese prossimo sarà a tempo determinato, però ci sono le preoccupazioni dei sindacati, così è a rischio la continuità didattica e non si tutelano i lavoratori. Uffici scolastici, come detto, costretti a un tour de force, di fatto impegnati più di 12 ore ogni giorno per assegnare tutti questi posti. Poi vedete anche la didascalia preparata dal giornale che riassume i numeri per quanto riguarda l'anno scolastico 2024-2025 in Friuli Venezia Giulia. Questa è la situazione dei docenti, 3.000 circa i posti vacanti totali da assegnare, come detto 935, 875 per lingua italiana, 60 per slovena, i posti vacanti a disposizione per le assunzioni a tempo indeterminato. Tra il 25 e il 30% l'incidenza precari prevista sul totale docenti in servizio in regione. Tra un mese l'attività scolastica riprenderà a pieno regime in Friuli Venezia Giulia. Il calendario delle lezioni, tutti di nuovo in classe, quindi mercoledì 11 settembre, ma ci sono anche istituti che anticipano a lunedì 9. Sarà aperto all'inizio della prossima settimana la piattaforma con le istruzioni tecniche per gli insegnanti. A quel punto i docenti risultati vincitori dei concorsi potranno cominciare a indicare le priorità di scelta. Alla fine l'Ufficio Scolastico Regionale pubblicherà l'esito con le sedi a disposizione indicativamente entro il 19 di agosto. Intanto è ormai definitivo il calendario del Friuli Venezia Giulia del prossimo anno scolastico, in cui sono indicati anche i periodi delle vacanze, quindi Natale, Carnevale, Pasqua, i ponti, oltre al primo e all'ultimo giorno di scuola. Si tornerà in classe tra un mese, la data di inizio per la scuola dell'infanzia primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado è mercoledì 11 settembre. Da precisare che diverse scuole, sfruttando l'autonomia concessa dalla definizione del calendario delle lezioni, hanno optato per un inizio anticipato, quindi a lunedì 9 settembre. Scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado termineranno l'attività il 7 giugno 2025. Vediamo anche le scuole dell'infanzia che proseguiranno invece fino al 28 giugno. In aggiunta alle festività nazionali in Friuli Venezia Giulia sono previsti anche periodi di sospensione delle lezioni e delle attività educative: sabato 2 novembre, ponte del 1 novembre, da lunedì 23 dicembre fino a sabato 4 gennaio 2025 per le vacanze natalizie. Si tornerà in classe dopo l'Epifania martedì 3 gennaio, niente lezioni da lunedì 3 a mercoledì 5 marzo, il Carnevale e mercoledì delle ceneri, vacanze pasquali da giovedì 17 a martedì 22 aprile, giornata libera anche sabato 26 aprile per il ponte del 25 aprile, la festa della liberazione. I giorni complessivi di lezione per l'anno scolastico 24-25, tolte le festività nazionali e le sospensioni decise a livello regionale, saranno rispettivamente 205 per le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, 223 per le scuole dell'infanzia. Nei singoli comuni andrà sottratta la festa del Santo Patrono, ovviamente solo nel caso che ricada in un giorno coincidente con le lezioni. Questa è la
panoramica delineata appunto per le scuole. La regione accelera, serve più autonomia su offerta formativa, classi e organico USR, allo studio il possibile piano di attuazione dell'articolo 117 per un progressivo trasferimento di competenze sull'istruzione. Alessia Rosolenna nella foto, assessore regionale con delega all'istruzione. L'amministrazione quindi accelera su un percorso ormai delineato, rendere più autonoma la scuola in Friuli Venezia Giulia, anche senza regionalizzarla integralmente. Quindi di fatto ripartito un iter di fatto ripartito lo scorso autunno dopo la nomina della commissione paritetica che si incentra in particolare sullo studio del titolo quinto della Costituzione dell'articolo 117, le competenze da trasferire dallo Stato alle regioni. E proprio sulla scuola, come ribadisce l'assessore all'istruzione Alessia Rosolen, la regione chiede di poter avere maggiori competenze, ma con quali obiettivi, quali vantaggi potrebbero concretizzarsi. Si va dalle scelte sull'offerta formativa al dimensionamento delle classi fino ad arrivare a una modalità di gestione dell'ufficio scolastico che presupponga un coinvolgimento più diretto dell'ente regionale, compresa la possibilità di intervenire per adeguare il personale amministrativo che sconta da tempo un pesante sottorganico. Così l'assessore Rosolen, questo territorio ha esigenze diverse, a cominciare dalle tre lingue minoritarie. L'obiettivo è avere più margini di manovra anche sotto il profilo organizzativo e di gestione degli uffici. Andiamo avanti sul quotidiano, raggiungiamo rapidamente le notizie che riguardano anche, ovviamente, che continuano a riguardare la nostra regione e poi andremo anche su Trieste. La Foce dell'Isonzo restituisce un pezzo della Grande Guerra, quattro imbarcazioni militari intercettate per caso da un pescatore, per l'esperto furono fatte affondare durante il ripiegamento di Caporetto dall'esercito italiano proprio per non cadere nelle mani del nemico. E qui vedete le foto che sono state diramate dalla compagnia dei carabinieri di Udine, a sinistra e a destra in alto, quindi l'esplorazione da parte delle parti speciali dei carabinieri al largo dell'isola della Cona, fra Punta Sdobba e Grado. In basso invece un suggestivo dettaglio dell'immagine dei relitti del convoglio sul fondo fotografati dal side scansonar. Allora, ma noi su questo dovremmo avere il servizio sulla scoperta delle quattro chiatte di cui abbiamo appena parlato, con anche appunto le immagini che avete visto anche sul giornale. Allora andiamo più nel dettaglio della notizia ascoltando il servizio. Quattro imbarcazioni di ferro di 20 metri per 6 e mezzo, risalenti alla Prima Guerra Mondiale, ancora in asse fra loro, sono state ritrovate al largo della riserva naturale Foce dell'Isonzo, in prossimità dell'isola della Cona. Su segnalazione di un pescatore, il convoglio è stato esplorato per la prima volta. La scoperta è avvenuta nell'ambito dei periodici controlli dei siti archeologici sommersi. I carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Udine hanno organizzato il monitoraggio di un vasto specchio d'acqua di mare, compreso fra Grado e Punta Sdobba, a bordo della motovedetta 401 e in collaborazione con il nucleo Carabinieri Subacquei di Genova. L'attività svolta è stata utile per monitorare un'imbarcazione del III secolo a.C., scoperta diversi anni fa, che si trova a 7 miglia al largo di Grado, a 19 metri di profondità. Ma la sorpresa è arrivata con l'individuazione di quel convoglio dei primi del Novecento, vicino all'isola della Cona. Si tratta di relitti di chiatte per il trasporto di materiali utilizzate come supporto logistico alle batterie italiane dislocate sulla Foce dell'Isonzo durante la Grande Guerra. È verosimile che le chiatte con la ritirata di Caporetto nell'ottobre del 1917 siano state affondate in quella posizione mentre erano alla fonda proprio per non cadere nelle mani del nemico. Il ritrovamento, importante per il contesto storico, permetterà di scrivere un altro tassello sulla storia delle battaglie dell'Isonzo. Torniamo sul quotidiano Il Piccolo. Il ritorno nei boschi del giovane Kuma, l'orso solo e malato salvato a Gorizia. Eccolo qua, guardate che bello, eccolo qui l'orso. L'esemplare avvistato nell'autunno del 2021 al confine con la Slovenia è stato curato al Bioparco di Roma e da ieri è in semilibertà in Baviera, affetto da una patologia renale congenita. L'animale non sopravviverebbe da solo in natura, potrà comunque muoversi tra gli alberi e i corsi d'acqua della riserva specializzata di Bassa
Fast Fussing. Un lieto fine, quindi, come nelle favole, a volte accade anche nella realtà. La favola di cui parliamo è quella di Kuma, che era diventato celebre in passato come l'orsetto di Gorizia e oggi è un giovane orso adulto tornato a respirare i profumi della foresta e della libertà. Da ieri, infatti, Kuma si trova in Germania e, per la precisione, a Bad Fussing, in un centro di recupero specializzato immerso nei boschi della Baviera, dove l'orso Bruno sta affrontando una fase di controlli e adattamento per poi finalmente riappropriarsi di una vita degna della sua natura e della sua specie. Starà in un'ampia area boschiva, in uno stato di semilibertà con altri simili, dopo essersi lasciato alle spalle lo spavento e lo smarrimento dei suoi giorni da cucciolo, prima in Slovenia e poi a Gorizia, e il lungo percorso di cura affrontato dal Bioparco di Roma per via delle sue precarie condizioni di salute. Il tutto nel giro di poco meno di 3 anni, risale infatti all'autunno del 2021, la notizia dell'eccezionale recupero di questo orsetto avvenuto nel cuore di Gorizia. Kuma fu trovato spaventato, debole e denutrito, aggrappato disperatamente a un alberello di via Giustiniani, a poche decine di metri in linea d'aria dal confine con la Slovenia. Proprio da oltre confine, secondo le ricostruzioni degli esperti, era arrivato nel capoluogo isontino, perdendo contatto con la madre lungo il loro cammino nei boschi della valle del Vipacco. Fu immediatamente trasportato al centro di recupero della fauna selvatica di Terranova, San Canzian di Sonzo. Ci volle poco a capire che la sua salute era tutt'altro che buona. In particolare, le successive analisi svelarono che Kuma, questo è il nome col quale intanto era stato ribattezzato, soffre di una patologia renale congenita, e questa circostanza suggerì che, al di là di quelle che erano le speranze e le intenzioni di un primo momento, era invece impossibile reintrodurlo in natura, dove non sarebbe riuscito a sopravvivere. In sinergia con l'Università di Udine, l'orso venne allora trasferito al Bioparco di Roma, dove il lavoro del direttore Isaac Yadid e del suo team veterinario ha permesso a Kuma di continuare a vivere sotto stretto controllo, di crescere e di irrobustirsi. Sembrava che la città eterna e il suo bioparco dovessero essere quindi la casa definitiva dell'animale, ma la vita sa regalare delle belle sorprese, e per questo e ne è arrivata anche una proprio all'orso che a Gorizia era stato salvato. Credo che siamo pronti a collegarci con la sala operativa della polizia locale per i dettagli sulla situazione in città, il traffico, che credo scarso a quest'ora, e quant'altro. Buongiorno. Salve, buongiorno a voi. Dunque, nottata tutto sommato nella norma, solo un paio di incidenti, mi hanno detto le colleghe smontanti. Per la giornata di oggi, cose che non riguardano la viabilità ordinaria, ci sono i soliti mercatini come quello di Capo San Giacomo, quello su un abitato vicino in piazzale Monterè e quello intorno alla loggia comunale via della Procureria, che si chiama Arti in Piazza. Manifestazioni particolari per la giornata di oggi: abbiamo il 108esimo commemorazione di Nazario Sauro, comunque il nostro personale presente sul posto, inizia in Parco della Rimembranza, continua nella chiesa di Piazza Orti, sessi ultimi in piazzale Marinai d'Italia. Ancora poi l'incontro calcistico Triestina-Trento alle ore 18, ma comunque sempre anche il nostro personale sul posto. Altre cose di strade chiuse o altre cose che, ripeto, riguardano la viabilità ordinaria per la giornata di oggi proprio non ve ne sono. Grazie allora, grazie Ispettore Leonardi, buon lavoro, niente, un saluto a tutti. Niente, si figuri, buona giornata a voi, salve. Grazie Ispettore, grazie alla sala operativa della Polizia Locale. Ecco qua la notizia che vedevamo all'inizio della nostra rassegna stampa parlando di Trieste, perché avanza il cantiere in Porto Vecchio. Da lunedì addio al park del Molo Quarto, non sarà più possibile usare gli stalli e quindi il sindaco sta cercando una soluzione sulle rive. La deposizione cancella 485 posti auto, quindi da lunedì niente più parcheggio in Molo Quarto. Il cantiere che farà nascere il parco lineare del Porto Vecchio avanza e si prepara anche a togliere quei disponibili 485 stalli. Di conseguenza il comune revocherà a Trieste Terminal Passeggeri la concessione dell'area. Alle 8 del 12 agosto, precisa Francesco Mariani, amministratore delegato di TTP, in quegli spazi non dovrà esserci più uno stallo occupato. In pratica quella mattina fino a quell'ora le automobili potranno solo uscire
e lasciare definitivamente il parcheggio. Dopo 22 anni quegli spazi furono destinati a parcheggio nel dicembre del 2002, inizialmente in via sperimentale in concomitanza con le festività natalizie, con la gestione affidata all'allora ACT. Verrà quindi meno uno dei riferimenti per chi cerca dove sistemare le automobili in centro, senza contare che quell'area garantisce una soluzione anche ai tanti dipendenti di Generali, di Fincantieri, ma anche a quelli di Regione Comune che raggiungono il centro con i propri mezzi. Il sindaco Roberto Di Piazza, conscio del problema, anticipa, come si stia verificando con Trieste Terminal Passeggeri, di trovare una soluzione sulle rive, in pratica alleggerendo un po' la chiusura di quegli spazi dettata dall'arrivo delle crociere. Il primo cittadino invita inoltre ancora una volta i cittadini a fruire del parco interno al Silos. Quel cantiere all'interno del Porto Vecchio deve proseguire a ritmo sostenuto, fa presente l'assessore con delega al Porto Vecchio Everest Bertoli, visto che gode di fondi PNRR e i lavori devono terminare entro il 2026. Non fa una piega, l'unica curiosità è che il Comune, non più tardi del 29 luglio scorso, aveva prorogato fino al 31 dicembre prossimo la concessione di quell'area da 6.000 metri quadrati del Molo Quarto. Fatta salva, si legge nella determina dirigenziale, la possibilità di revocare la concessione alla disponibilità del concessionario senza obbligo di corrispondere indennizzi, rimborsi o ristori economici comunque definiti, qualora il Comune abbia la necessità di disporre dell'area per motivi di pubblico interesse. Termini del formale preavviso 10 giorni prima della data del rilascio, invece dei 90 previsti dal contratto di concessione. Calendario alla mano, quindi, stando anche ai cartelli esposti da ieri al Molo Quarto e che appunto annunciano come dal 12 agosto quegli stalli non saranno più disponibili, è evidente come dalla firma della determina all'emersa necessità di lasciare spazio all'avanzamento del cantiere sia passata solo qualche ora. Nella disponibilità di TTP rimarranno a quel punto i 180 stalli lato mare in area demaniale marittima e in concessione all'autorità portuale, che fino alla fine della stagione croceristica, precisa Mariani, resterà riservati ai croceristi. Poi è nostra intenzione, continua, destinarli a tutti i cittadini a rotazione. Restano però ancora da definire alcuni aspetti tecnici con il Comune. Insomma, questo è il succo del discorso, è che quei 485 stalli non ci saranno più e bisogna trovare una soluzione. Andiamo a vedere anche questa notizia. Furti in città, sempre più biciclette rubate, gli appelli sui social spariscono non solo dalla strada o dagli stalli regolari, ma anche da cortili e atri dei condomini. Sono aumentati nelle ultime settimane i furti di bici elettriche in città. Lo segnalano i cittadini sui social network, dove gli appelli sono una costante, nella speranza che qualcuno abbia notato il ladro visto dove il mezzo è stato portato. Tra gli ultimi post pubblicati ad agosto, quello di una due ruote rubata in largo Canal, svanita mentre il proprietario si era assentato per mezz'ora soltanto. Un'altra è stata prelevata in largo Barriera all'interno di un condominio e lucchettata. Il proprietario sottolinea che è stata sporta denuncia. Un'altra ancora è sparita da una corte privata di San Vito. Anche le bici normali spesso vengono portate via dopo aver forzato antifurto, catene e altri supporti. Tra le segnalazioni che corrono sui social negli ultimi giorni c'è pure chi denuncia pezzi di bici rubate, sellini, seggiolini, luci, cestini, accade in Piazza Ortis, ma anche nelle vicine nelle vie vicine, nelle zone della stazione. A me hanno rubato la sella in Piazza Ortis, scrive una ragazza, e di recente hanno tentato di rubare la mia Graziella, quella che avevo prima, mi era stata rubata a marzo 2023 in via Madonna del Mare. Per mezzi di valore la soluzione per molti è quella di tenerli chiusi in garage, ma c'è anche chi ha optato per un antifurto satellitare. Nella maggior parte dei casi, anche per bici poco costose, la scelta è di tenerla tra le mura di casa, nonostante la fatica di dover fare diversi piani di scale a piedi. L'incidente di ieri, guardate nella foto un SUV Jeep che ha imboccato le scale, anziché la strada ha imboccato le scale, pensate. Imbocca con il SUV la scalinata per errore, forse per una manovra errata o una distrazione. Ieri un SUV è finito sulla scalinata alla fine di Viale 20 Settembre. La discesa ha provocato alcuni danni ai gradini e un tratto è stato chiuso ai pedoni. L'auto si è fermata nella prima parte della rampa, sul posto a recuperare il mezzo, guidato da una ragazza, sono stati i pompieri. Andiamo a vedere, anzi no, torniamo indietro, prima di andare in pubblicità,
Leggiamo giusto questa notizia, ma tanto poi vedremo più tardi il servizio. Scogliera sul lungomare Croce, a settembre parte il ripristino. La barriera che protegge la passeggiata di Barcola sarà alzata di 50-80 cm e allargata con un metro e mezzo. Intervento da 362.000 euro con 70 giorni di lavori. Tutto questo dopo le mareggiate dello scorso autunno. Ma noi ci fermiamo per alcuni minuti di pubblicità e poi torneremo con la lettura ovviamente delle notizie sul giornale, ma anche con dei nostri servizi. Servizia fra poco. Grazie a uno dei 6 finanziamenti operati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste può ora dare avvio al progetto esecutivo per rafforzare la scogliera di lungomare Benedetto Croce, danneggiata dalle mareggiate dello scorso autunno. I 362.000 euro saranno impegnati nel tratto a mare della Pinetta di Barcola. In particolare, secondo un ordine di priorità di intervento, in 370 metri lineari di costa dei 570 totali. I rilievi strumentali hanno evidenziato che l'altezza della scogliera è variabile, con quote che vanno dai meno 50-80 cm ai più 20-50 cm. Il progetto porterà al posizionamento di nuove rocce a potenziamento della scogliera, aumentando la quota di circa mezzo metro. Il nostro intendimento, grazie ai fondi regionali messi a disposizione dall'assessorato alla protezione civile, è quello proprio di rinforzare con due operazioni, una dal mare, quindi con il recupero degli scogli che sono scivolati a mare, e una via terra con appositi strumenti e macchinari, quella che era l'originale linea di costa, quindi innalzandola di circa 50-80 cm in corrispondenza dei punti che sono stati maggiormente colpiti dalle mareggiate dello scorso anno. Piazzale 11 settembre sarà sede del deposito del materiale. Le operazioni si svolgeranno tanto a mare quanto a terra, sia per il recupero dei massi scivolati in profondità che per le manutenzioni dei tratti ancora in attesa di ripristino. I fondi, come detto, provengono da uno stanziamento regionale della portata totale di 6.400.000 euro. Questa è una delle situazioni che si è verificata, è importante, la ricordiamo tutti, quindi ora il compito di completare questi lavori e interrogarci sulla ragione per la quale tutta la linea di costa probabilmente ha bisogno di investimenti straordinari. Questo, con l'Università di Trieste stiamo valutando i punti di maggiore crisi e quindi valuteremo poi alla fine quali saranno gli interventi necessari, le loro priorità e ovviamente anche la necessità delle coperture finanziarie che, guardandola così superficialmente, penso di poter dire che dovranno prevedere interventi significativi. Voi sapete che c'è il progetto con la Regione Core, Comune, Regione, appositamente, ciascuno per propria parte ha fatto delle progettualità che io intendo condividere con il Consiglio Comunale. Non sono delle azioni per l'immediato, ovviamente per il futuro, ma credo che sia bene accelerare perlomeno per quelle che sono le opere di protezione più semplici e quindi anche il posizionamento di questi frangifluti in prossimità di quelle che sono le strutture più apprezzate. Per l'esecuzione delle opere è stato stimato un tempo di intervento di 70 giorni consecutivi. Bene, abbiamo sentito quindi i dettagli di questi lavori. Torniamo sul giornale. Chiusa la galleria Treccani allestita in via dei Capitelli, era stata inaugurata nel 2022. Era un esperimento ambizioso inserito in una dimensione non solo locale ma estesa all'Italia intera. Gli spazi di via dei Capitelli sarebbero dovuti diventare un luogo di confronto culturale in cui discutere le prospettive dell'arte contemporanea al fine di promuovere il patrimonio italiano. A Trieste però il progetto che l'Istituto Treccani porta avanti da alcuni anni ha incontrato qualche difficoltà e la galleria Treccani Arte, in seguito ribattezzata più genericamente Spazio Treccani, ha abbassato definitivamente le serrande da circa una settimana. La portata della notizia si intuisce dal fatto che quella di Trieste era la seconda galleria espositiva inaugurata dall'Istituto in Italia il 7 ottobre del 2022, dopo la prima apertura avvenuta a Roma. Successivamente si è aggiunta a Milano e fino a ieri Trieste continuava a figurare sul sito internet della Treccani come una delle tre sedi presenti nel
della penisola. Percorrendo Via dei Capitelli, un cartello laconico avvisa invece della cessazione definitiva dell'esercizio, mentre all'interno si notano ancora alcuni padiglioni ispirati alla grafica dell'omonimo dizionario. A spiegare la scelta di puntare sul capoluogo giuliano era stato all'epoca dell'inaugurazione il direttore generale dell'Istituto Trecani, Massimo Brei. Trieste è crocevia di comunità e di culture, città d'arte fra le più affascinanti d'Italia, aveva osservato l'ex ministro della cultura. L'idea era quella di aprire progressivamente al pubblico spazi dove ammirare le opere Trecani che valorizzano la cultura italiana, il patrimonio storico artistico e quel saper fare che mostra le eccellenze dell'arte contemporanea e del design. Al contempo il locale in Via dei Capitelli era stato pensato come uno spazio nel quale ospitare incontri e godere di una cultura che è esperienza viva e vitale di una comunità. Nei quasi due anni passati tra quella data la Galleria Trecani ha effettivamente tentato di tener fede all'ambizione del direttore. All'interno era conservato il volume dedicato all'opera del fotografo Gianni Berengo Gardin e firmato da quest'ultimo. Ultimo o ancora il trittico di penne disegnato dallo studio Stefano Boeri in occasione dell'anniversario della morte di Dante, ma complice forse la posizione defilata e nascosta rispetto al grande via vai di Piazza Cavana, il loro fascino non è bastato a soddisfare queste attese, di qui la decisione di chiudere. Biglietti e sorveglianza nei musei civici, sarà una sfida a sei. In campo due realtà del Friuli Venezia Giulia, due bolognesi, una lombarda, una veneta, appalto base da 6 milioni a 400 mila euro in un triennio, scaduti ieri i termini per le offerte. Sorveglianza, biglietteria, bookshop, accoglienza e assistenza al pubblico, sono in sei a disputarsi il nutriente piatto di 6 milioni e 400 mila euro, cui aggiungere l'IVA, per supportare i musei civici nel triennio 2024-2026. Ieri alle ore 12:30 è scaduto il termine per presentare le offerte, che avranno un primo vaglio di carattere formale lunedì prossimo, ma che saranno sottoposte a un esame complessivo una volta nominata da Francesca Locci, direttore dei civici, un'apposita commissione aggiudicatrice. Intanto i candidati, la Bolognese Consorzio Nazionale Servizi, la SRL Milanese Dussmann Service, la SPA Udinese Euro & Promo, una seconda cooperativa bolognese, Le Macchine Celibi, la cooperativa Mestrina Culture, la SRL Triestina Stabilimento di Sorveglianza e Chiusura. Alcune prime considerazioni: la volta precedente, quando correva la primavera 2001, giunsero 8 proposte e fu Euro & Promos a spuntarla con un forte ribasso. Il gruppo friulano ci riprova, nonostante in primavera il comune non abbia inteso proseguire il contratto in sede di rinnovo, avendo preferito procedere alla gara. Dal punto di vista geografico, sfidanti tutti settentrionali, con due emiliani, un lombardo, un veneto, due giulio friulani. Oltre a Euro & Promos rientrano la Fortuna, Le Macchine Celibi e Culture, già in gara nel 2021. Dussmann, multinazionale tedesca, è riconosciuta in comune in quanto gerente di un lotto delle mense scolastiche. Come spiega il direttore di gare e appalti Riccardo Vatta, i 6 milioni e 400 mila euro citati in avvio non sono sono solo la base, perché in verità, sommando la possibilità di rinnovi servizi analoghi, proroghe tecniche, il valore del business cultura sale a 18 milioni e mezzo, un appalto di tutto rispetto, rimpinguato rispetto a 3 anni fa, perché ci sono più realtà da presidiare, perché il municipio non ha dimenticato le polemiche dell'estate scorsa riguardo le striminzite retribuzioni. La commissione, che si presume possa definire la sua scelta verso l'autunno, potrà avvalersi quindi del consiglio di Massimo Iesu, consulente del lavoro. In ballo 316.500 ore lavorative e una cinquantina di posti nei vari musei, e il Revoltella il sito che avrà il maggior numero di rinforzi, con 7 addetti. Poi 5 toccheranno al Winkelmann, al Castello di San Giusto, a Storia Naturale, al Museo del Mare, al Magazzino 26. Andiamo a vedere anche questa notizia, ma credo che su questo abbiamo un servizio. Ecco, la casa per la famiglia, porte aperte, ha un supporto per crescere gli adolescenti. Il servizio apertura centro per le famiglie, che abbiamo mandato in onda ieri
durante il nostro telegiornale di Tele4 e adesso lo rivediamo con le parole di Umberto Bosazzi. La sede in via Rossetti al Civico 27, attenzione però, quelli inaugurati oggi non sono soltanto nuovi uffici. Con il centro per le famiglie il comune istituisce una nuova realtà. Uno spazio nuovo, un centro per famiglie di Trieste, uno spazio nel quale verranno accolte le famiglie che si trovano in una situazione di marginalità o di difficoltà. L'iniziativa, che nasce anche grazie alla collaborazione di più di una realtà e cooperativa sociale del territorio con il finanziamento della Regione, è concepita come spazio accogliente dove si potranno trovare supporto e risorse per affrontare impegni e difficoltà quotidiane. Verranno accolte le famiglie per tutta una serie di attività di carattere educativo, quindi attività socio-educative piuttosto che supporto alla genitorialità, ma anche concretamente dopo scuola. Gli obiettivi del Centro per le Famiglie sono rafforzare le sinergie tra enti pubblici, terzo settore e privato sociale per promuovere le reti sociali attive sul territorio, sostenere e accompagnare il benessere delle relazioni familiari nelle fasi di crescita e nel supporto al ruolo genitoriale, favorire l'armonizzazione dei tempi di vita delle famiglie attraverso attività educative, di socializzazione e di sostegno allo studio a favore di preadolescenti ed adolescenti, in particolare per i minori che si trovino in situazione di disagio sociale, ritardo scolastico e rischio di emarginazione ed isolamento sociale. Per valorizzare ulteriormente la prevenzione al disagio e la tutela dei minori quali soggetti fragili al contempo preziosi, troverà collocamento presso il nuovo centro per le famiglie anche il centro per l'affido familiare, risorsa preziosa già presente da molti anni sul nostro territorio con l'obiettivo di supportare le famiglie affidatarie e creare una rete coesa tra pubblico, privato e cittadini. Il centro per le famiglie rappresenta anche per il comune un nuovo impegno a favore del comparto sociale. L'attenzione verso le politiche sociali, verso i servizi sociali è crescente e dovrà esserlo sempre di più in futuro, anche perché le persone alle quali ci rivolgiamo, le persone che abbiamo in carico, sono in costante aumento e quindi dovrà essere in costante aumento anche la nostra attenzione a queste persone, non solo dal punto di vista economico, perché non basta questo, ma anche nell'avviare nuove processi. E credo che noi abbiamo il dovere morale di avviare nuovi processi anche quando non saremo noi a vederne i frutti, ma è giusto avviarli. C'è una telefonata, sentiamola, pronto? Sì, buongiorno, mi scuso. Buongiorno. Buona giornata a tutti. Io volevo semplicemente segnalare due cose. Quando si viene da Capinara e si passa davanti alla nuova COP, si arriva alla giravolta e quando uno arriva su e gira verso la scuola e il cimitero, lì l'erbaccia è talmente alta che tu non riesci a vedere le automobili che ti arrivano dalla parte sinistra e diventa pericoloso perché è tutto incolto ormai. Non so, perché l'Allegretto evidentemente non gestisce più quella cosa, perché sono state tolte anche le tabelle. Va bene, mi sono segnato. Ecco. Okay. Sì, diventa pericolosetto, ecco, insomma. E poi niente, quello che volevo ancora dire, volevo semplicemente dire che gli alberi tagliati in pineta ce ne sono sempre di più. Ecco, volevo segnalare questo. La pineta di Catinara, giusto? Sì, quella certo, dietro... infatti. Non... E poi i tronchi vengono tagliati, lasciati là, non so, ecco. Mi sono incuriosita perché io l'altro venerdì sono passata di là, non c'era niente, e con sabato adesso vedi che ci sono alberi sempre di più, io non riesco a capire, ecco, insomma. Ok, dopo ne parleremo anche con l'assessore, allora, va bene? Grazie, buona giornata. Grazie a lei, grazie a lei, buongiorno, grazie per la segnalazione che mi sono appuntato, poi la girerò a chi di competenza. Torniamo sul quotidiano un attimo. Il passaggio di consegne. Nieddu è il nuovo comandante regionale della Guardia di Finanza. La caserma Campo Marzio ha ospitato ieri mattina il passaggio di consegne tra il generale di divisione Giovanni Avitabile e il generale di brigata Fabrizio Nieddu, che ha così assunto ufficialmente l'incarico di comandante regionale della Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia. Nieddu, 55 anni, sposato con due figli, proviene dal comando interregionale
regionale dell'Italia centro-settentrionale di Firenze, dove ha ricoperto anche l'incarico di comandante provinciale. Nel corso della sua carriera il generale ha ricoperto diversi incarichi di comando operativo territoriale, provinciale di staff anche a livello centrale, titolato dalla Scuola di Polizia Economica Finanziaria. Dopo la laurea ha conseguito due master universitari di secondo livello in diritto tributario di impresa e in diritto amministrativo sul funzionamento della pubblica amministrazione all'Università Bocconi di Milano e la Sapienza di Roma, insieme a un dottorato di ricerca triennale in ambito finanziario tributario alla Federico II di Napoli. Dopo aver rivolto un saluto e augurio di buon lavoro al suo predecessore, Nieddu ha assicurato il massimo impegno a favore della collettività nella tutela della legalità. I pattugliamenti, controlli a Muggia, altri 250 identificati. La questura ha reso noto quindi i numeri di una sorta di bilancio di una due giorni in cui i controlli a Muggia, a causa delle un report di fatto, a causa delle costanti risse e problematiche che ci sono nella cittadina di Rivierasco, o meglio ci sono state tra giovani e giovanissimi, soprattutto alla stazione dei bus, ma adesso noi con un servizio andiamo a ripercorrere anche questi ultimi dati. Sentiamo. 250 persone identificate, in maggioranza minorenni, e controllati 30 veicoli. È il bilancio dei controlli straordinari operati a Muggia dalla Polizia di Stato nelle giornate del 5 e 8 agosto. Identificazioni e controlli che si uniscono a quelli operati anche dai carabinieri e dalla Polizia Locale. In particolare, il servizio ha interessato diverse aree della cittadina rivierasca, tra cui il Molotti, il Lungomare Venezia, l'ex stabilimento balneare della Polizia di Stato e Boa Beach, oltre ovviamente alla stazione degli autobus in piazzale Curiel. Da lì è partito l'allarme nelle scorse settimane per le risse, disordini e degrado provocati da giovani e giovanissimi che arrivavano con gli autobus a Muggia. Una situazione che, rapidamente balzata alle pagine della cronaca, aveva fatto alzare il livello di attenzione, tanto che il sindaco Paolo Polidori aveva anche dovuto diramare un avviso a tutti gli esercenti della zona per ricordare il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche a minorenni. A distanza di due settimane da quegli episodi violenti si registra un bilancio positivo. Grazie ai continui controlli operati dalle forze dell'ordine e alla funzione di deterrenza data dalla sola presenza di carabinieri e poliziotti, la situazione è tornata alla normalità. Nonostante tutto, i residenti della zona e i commercianti ribadiscono come appunto proprio la presenza costante delle forze dell'ordine possa garantire la tranquillità. In assenza dei controlli, chi abita a Muggia teme che certi episodi possano tornare a verificarsi. Quella è la situazione della cittadina rivierasca, nella quale però rimaniamo. Cedono le volte dei torrenti a Muggia, lavori urgenti sulle vie di ingresso. Intervento deciso tra via Battisti e Largo Caduti per la Libertà dopo le ispezioni dei sub lungo i due corsi d'acqua sotterranei. Nella prima mattinata di ieri è cambiata la viabilità all'ingresso cittadino di Muggia per chi arriva da Trieste. Parliamo dell'asse viario che comprende via Cesare Battisti e Largo Caduti per la Libertà. Il motivo dello stravolgimento riguarda due torrenti sotterranei incanalati e ricoperti dal manto stradale, in particolare le condizioni della volta di copertura. Sono arrivati gli esiti delle ispezioni effettuate dai sub della società in situ, effettuate tempo fa, ha spiegato il sindaco Polidori, e le notizie non sono affatto buone. La porzione di Largo Caduti della Libertà lato edificio del distretto sanitario nasconde sotto di sé il letto dei due torrenti che proprio lì vanno a incontrarsi prima di sfociare all'altezza della postazione del 118. Le volte sono in pessime condizioni, i sub hanno risalito il corrente, hanno verificato anche in quel punto le condizioni della volta, che non permettono più il traffico veicolare in superficie. La batosta non è indifferente, tenuto conto che si tratta di uno snodo viario strategico per la cittadina, ma il problema è anche economico. Abbiamo a disposizione, ha detto Polidori, per l'intervento che andremo a fare il prima possibile, tenuto conto che va appurata tutta la progettualità, la cifra di 600.000 euro. È prematuro parlare di costi, ma è necessario lavorare subito per riportare allo stato ante quem la viabilità, il prima possibile. Ora è stata realizzata la viabilità provvisoria che vede la chiusura del tratto di Largo Caduti per la Libertà prospiciente la sede del distretto e la realizzazione del doppio senso di marcia. Intorno al 22 agosto sarà approntata la viabilità definitiva prima dell'avvio del cantiere. Il tratto di via Battisti e Largo Caduti per la Libertà sarà possibile percorrerlo solo in entrata provenendo da Trieste, mentre in uscita sarà possibile percorrere in doppio senso via Frausin fino a svoltare per via Santa Barbara, cambiando nell'attuale senso di marcia per ritornare su via di Trieste nel punto in cui si trasforma in via Battisti.
un problema, quello dei torrenti che scorrono nelle viscere della cittadina e del suo territorio, che evidentemente è stato trascurato per decenni e ora le strutture mostrano la corda. Si tratta di un interramento avvenuto probabilmente negli anni 30 del secolo scorso, ha proseguito Polidori, e quindi le strutture sono le stesse realizzate poco meno di 100 anni fa, senza che nel corso dei decenni passati ci sia mai stato un benché minimo intervento. Ereditiamo quindi noi un problema delicato quando bastava procedere con la manutenzione e le ispezioni ordinarie. Nel corso delle ispezioni effettuate si è riusciti a realizzare anche una sorta di planimetria dei corsi d'acqua. Il torrente che scorre in via Tonello, inizialmente scambiato per il Fugnane che aveva visto cedere la volta lo scorso anno, non ha ufficialmente un nome ed è in un certo qual modo un affluente appunto del Fugnan che arriva da via Roma dopo aver percorso via Mazzini, via 25 Aprile ed essere passato al di sotto dello stadio Zaccaria. I letti dei due torrenti sono alquanto esigui, quindi soggetti proprio nei pressi della foce nel corso delle maree e di forti piogge a ingrossarsi sotto il manto stradale, quindi è questo il pericolo per il quale bisogna intervenire. È finito il restauro della Losa, torna rimesso a nuovo lo storico punto di incontro, un tempo luogo di vendita del pane, di affissione per cinema e partiti. La loggia fa da snodo tra Piazza Marconi, via Dante e Corso Puccini. Vedete, questa una foto di repertorio dove venivano appunto affissati i quotidiani. Quindi, inaugurata nel pomeriggio di ieri, la Losa di Muggia, la caratteristica loggia più di un sottopassaggio in realtà, che mette in connessione Piazza Marconi da una parte e via Dante e Corso Puccini dall'altra. Noi però adesso vediamo un nostro servizio, che è quello che riguarda la presentazione della festa di San Bartolomeo in quel di Opicina, una festa sentita dai residenti e non solo, che tornerà in scena dal 19 al 25 agosto, mi pare, ma lo sa meglio di me Bernardo Gulotta. Un'atmosfera carica di gioia e condivisione invaderà le vie di Opicina per la tradizionale festa di San Bartolomeo, patrono del Borgo Carsico, in programma dal 19 al 25 agosto. Una festa che ogni anno raduna le famiglie triestine pronte a partecipare alle numerose iniziative in programma. 6 giornate all'insegna di giochi per bambini, attività di animazione, tornei di scacchi, esibizioni musicali e tanto intrattenimento. Per sabato 24 agosto, giorno dedicato al Santo Patrono, è in programma la Santa Messa all'aperto sotto il castagneto, officiata anche in lingua slovena. Opicina dimostra una volta di più di saper cogliere l'opportunità che arriva dalla celebrazione del Santo Patrono, un momento di coesione sociale molto importante, molto sentito, per promuovere le proprie attività economiche e per vivere dei momenti di cultura, sport e musica anche di eccellenza. Vedremo appunto la presenza del maestro fisarmonicista Ipavic, che allieteranno alcuni momenti di questi giorni di celebrazione, e quindi sarà sicuramente un momento interessante per scoprire ancora di più il borgo bellissimo di Opicina. La manifestazione è stata organizzata assieme al Consorzio Centro in Via, insieme a Opicina e al Comune di Trieste. Un ringraziamento grande a tutti i nostri consorziati, perché senza di loro non si fa attività, e poi a tutti quelli che partecipano in tanti modi, sia sportivi, musicali. Ricordo ancora, è tutto gratuito, quindi non si paga niente. Tra l'altro c'è anche qualche piccolo rinfresco, quindi venite, che a Opicina è anche tanto bello, fresco, e potrete godervi queste serate. Va bene, altri lavori in piazza d'Aurisina, trasferita la festa di San Rocco. Il comune richiede ulteriori interventi per migliorare il deflusso delle precipitazioni. Il sindaco Gabrovez: facciamo fronte alle bombe d'acqua, il rinvio sarà breve. Nel corso dell'ultimo mese si sono palesate necessità di ulteriori interventi utili per disciplinare al meglio il deflusso delle acque meteoriche. Per questo abbiamo dovuto rinviare, seppur di poco, ma comunque dopo la festa del patrono San Rocco, l'apertura totale
della piazza di Aurisina. Igor Gabrovez, sindaco di Duino Aurisina, ha spiegato così ieri in sede di presentazione della tre giorni organizzata per celebrare la festa patronale che verrà spostata al centro sportivo del Sokol, come si legge anche poi più avanti, il nuovo allungamento dei lavori destinati alla ristrutturazione della storica piazza San Rocco, da sempre centro della vita di Aurisina e potenziale teatro delle manifestazioni. Lo stesso sindaco, fino a qualche mese fa, aveva più volte espresso l'auspicio di vedere completata almeno in buona parte la piazza in tempo per la festa del patrono. Poi però, con l'approssimarsi della data della ricorrenza che cade il 16 agosto, ha dovuto decidere per un nuovo rinvio. Le bombe d'acqua sono diventate un problema in più, ha spiegato, anche perché si tratta di fenomeni sempre più frequenti ai quali bisogna presentarsi preparati. D'intesa con l'impresa che sta lavorando per la ristrutturazione e l'abbellimento della piazza, abbiamo optato per un rinvio in modo che gli addetti possano provvedere aggiungendo griglie e scoli. L'alternativa sarebbe stata quella di accelerare in vista del traguardo, ma così non si sarebbero fatte le cose al meglio. Il sindaco dice di aver perciò preferito una soluzione come quella evidenziata. Ciò non toglie che nei tre giorni la piazza sarà quasi del tutto fruibile. Come vedete, eccolo qua, la manifestazione trasloca al Sokol, tutto il programma, quindi si potrà comunque godere della manifestazione. La tre giorni prenderà le mosse venerdì 16, anteprima assoluta del nuovo GIN del Carso. Andiamo a vedere anche questa notizia prima di chiudere la rassegna stampa. Ippodromo di Montebello, parte la corsa dei privati, poco sfruttato, si cambi. Manifestazione di interesse dell'imprenditore Tria alla guida della Trieste Atletica. L'area è in stato di abbandono, il progetto punta al recupero anche per altri sport. Queste le foto appunto del ippodromo, però troppo poco sfruttato. Una cittadella dello sport nell'area dell'attuale ippodromo di Montebello è il progetto che l'imprenditore pugliese e triestino di adozione Pompeo Tria propone all'amministrazione comunale attraverso la formula della manifestazione di interesse. A illustrarle nei dettagli l'idea senza mezzi termini è lo stesso numero uno del gruppo Fintria, nonché presidente nella scorsa primavera della Trieste Atletica. Attualmente l'ippodromo, con l'area complessiva di 85.000 metri quadrati, è di proprietà comunale ed è stato dato in concessione per la durata di 9 anni a partire dal 1 gennaio 2023 alla Nord-Est Ippodromi. Questo impianto sportivo è attualmente molto poco sfruttato, premette Tria, ma rappresenta una grande opportunità per la promozione dello sport e della socialità della nostra città. Il mio progetto prevede una gestione responsabile e attenta dell'impianto, con l'obiettivo di renderlo un punto di riferimento per l'intera comunità locale. Attualmente l'area è in stato di semiabbandono, ma con adeguati interventi potrà diventare un luogo multifunzionale dedicato allo sport, all'educazione e all'inclusione sociale. Ci fermiamo, fra poco invece saremo in compagnia dell'assessore Michele Babuder, quindi una piccola pausa pubblicitaria e poi spazio anche alle vostre mail, alle vostre telefonate. State con noi. Nuovo buongiorno e bentrovati in diretta a Sveglia Trieste. Con noi l'assessore comunale alle politiche del territorio Michele Babuder. Bentrovato assessore. Buongiorno, bentrovato Paladin, buongiorno a tutti i telespettatori a casa. Ho già tante mail per lei assessore. Leggiamole. Che chiedono un po' di cose, ma direi innanzitutto parto subito col botto, una mail politica, totalmente politica. Buongiorno, ottimo Babuder, scrive il telespettatore Lorenzo. Come valuta il rapporto con le opposizioni? Come sta andando il rapporto e la discussione interna? Ah, come quelli matrimoniali. Amore e odio. Amore e odio, no, ma a parte gli scherzi, insomma, io cerco di essere costruttivo, devo essere sincero, anche nelle ultime delibere che abbiamo visto e votato, presentato in Consiglio Comunale, nonostante la differenza poi che ci può essere nel voto finale all'esito delle votazioni, ho cercato di fare propri anche alcune proposte delle opposizioni, per cui proprio con uno spirito collaborativo che credo mi venga riconosciuto. Poi è evidente, riconosco che ci possono essere e ci sono comprensibilmente delle differenze di pensiero nella votazione, però credo che abbiamo fatto dei buoni lavori sia
sulla, ad esempio, le delibera di adeguamento del piano del piano generale comunale, insomma, okay, al piano paesaggistico regionale, quindi con la pianificazione di quelle che sarà la città che vogliamo, che vorremmo nel futuro, quelli che sono i beni che vanno tutelati, quelle che sono le direttive che abbiamo impartito nella generalità di quello che poi sarà una variante che approveremo fra circa un anno, e quindi gettare o conservare le basi di quelle che sono di quella che è la pianificazione urbanistica, architettonica, paesaggistica della città che stiamo vivendo pro futuro. Anche in quel frangente devo riconoscere che c'è stata un'ampia collaborazione con i gruppi di opposizione. Così è stato ad esempio anche sulla delibera per i Deor, quindi quella portata con la vice sindaca Tonelle, è realizzata, anche definita con i gestori, con i commercianti, con le associazioni di categoria, per cui se ci sono degli spunti io vado al di là del partito e cerco di renderli propri, se ci sono degli strumenti che ovviamente possano essere di collaborazione e di anche spunti di buon senso, di osservazione. Torniamo poi dopo su questi argomenti, così parleremo anche facendo una panoramica magari tra Barco e la Piazza Goldoni, insomma quello che si sta preparando a diventare Trieste, anche con nuove migliorie e riqualificazioni. Allora, c'è una telefonata, direi di sentire intanto questa. Pronto, buongiorno. 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 Babuda, non basta quando si fa un qualcosa e dire abbiamo fatto questo lì. Quando si fanno delle modifiche o qualcosa, dopo bisogna andare anche sul posto a vedere. Faccio un esempio ultimo. Mi dica. Via della Pace, no? Sì. Come via Costa Lunga. Sì. Sì, è stata fatta la modifica. Siamo una montagna, Porto Rico, un topolino. Perché cosa avete fatto? Sì, abbiamo delimitato il parcheggio, poi abbiamo messo fin là, abbiamo messo il parcheggio delle moto e poi abbiamo messo i gersi. Sì. Allora, se lei va lì, va con un SUV, forse bene alto, forse vede qualcosa, no? Ma se lei va con una macchina normale, non vedo un tubo. Lei deve sempre andare a metà corsia, deve andare a metà corsia per vedere, traiettoria, perché da sinistra, quando già arrivano da una curva, non in fondo, a 200 metri, cioè, perciò già arrivano all'ultimo momento. Ma se lei è ostacolato alla vista, non vede niente, cioè deve immettersi sulla strada. E allora siamo sempre punto a capo, lì era finito il parcheggio della macchina, lì forse si poteva mettere dei gersi per dare quel metro in più per poter vedere in fondo. Dico, mancano parcheggi, non so, quando finisce via della Pace, sulla destra c'è un'entrata, non so se va verso il cimitero turco, non so cos'è, o c'è un scalpellino lì, lì si poteva ricavare dei posteggi se proprio si voleva. Ma è fatto sempre così. Un altro esempio, un paio d'anni fa, la circoscrizione, la settima, quelle dei poveri, perché noi siamo i poveri della settima circoscrizione. Aveva tagliato tutti i posti che ci sono sempre di incidenti mortali. Sulla via Cherubini, che si mette sulla via Paesiello, praticamente era stato chiesto, visto perché lì viene su, in senso unico, poi si posiziona a destra o a sinistra, secondo se deve andare a Colonco o se deve andare verso Trieste. Cosa succedeva? Praticamente la gente sempre deve andare a metà corsia per vedere. Allora la circoscrizione ha detto, facciamo così, sulla parte sinistra allarghiamo il marciapiede, così sei protetto e vedi tutta la strada. Cosa hanno fatto? Hanno allargato il marciapiede di destra. Cioè, ma io dico, questi ingegneri, ma da dove provengono? Va bene, grazie, okay, grazie. E quindi allora, problemi di visibilità per immettersi su quelle strade, no, e problemi di parcheggio, ha detto. Sì, il signore era molto animato, non so il perché, ma insomma prendo come spunto di andare a vedere, ma mi pare che dandole un solo dato, soprattutto su quell'incrocio che purtroppo era stato oggetto anche di incidenti purtroppo mortali che sono costati la vita a diverse persone, in particolare ne ricordo una. Esito della sperimentazione, zero incidenti. Questo la dice lunga su quella che è stata l'efficacia di una sperimentazione in un incrocio molto pericoloso. Poi che ci sia un New Jersey al posto di una rotonda, ovviamente che è più bassa e che può favorire anche la visibilità, il New Jersey a norma di legge, il posto ne è stato levato uno e ne sono stati creati altri invece prima sulla via Costa Lunga. Io le do solo l'esito, incidenti zero.
Allora, adesso la faccio sorridere. Vorrei esprimere il mio sincero... continuo a sorridere lo stesso. Sì, no, me lo so. Vorrei esprimere il mio sincero apprezzamento per il lavoro dell'assessore. Nonostante le risorse limitate e la burocrazia complessa, ha realizzato interventi importanti per la città, come la raccolta degli oli vegetali, mi ricordo, c'ero io alla conferenza stampa, la riqualificazione di molte zone del centro e della periferia, la cura del verde, l'installazione di nuovi giochi per i nostri nipoti. Sono risultati tangibili. A proposito di spiagge, segnalo la situazione critica in però nella zona Filtri, vicino alla trattoria Bella Riva, dove la spiaggia libera è ormai sommersa da detriti e materiali edili. Spero si possa intervenire come già fatto a Santa Croce. Infine considero Babuder l'unico ad avere l'altezza di diventare sindaco di Trieste. Spero che possa prendere in considerazione questa possibilità, ci dice Graziella, che ci manda anche la foto che noi mo facciamo vedere. Eccola qua, la zona dei Filtri, dove si ammassano detriti che vengono dal mare, forse anche i risultati di vecchie mareggiate oppure di maltempo, no? Sappiamo quanto vengono portati. Ringrazio la signora Graziella per gli apprezzamenti e condivido il suo pensiero. Su quella spiaggetta interverremo successivamente al periodo estivo, ovviamente, perché gli sforzi si erano concentrati, l'avete visto di recente proprio in un video anche pubblicato dal gestore per il servizio di nettezza urbana, assieme ad esempio a una ditta che si occupa per loro della pulizia, e il comune di Trieste relativamente proprio alla spiaggia di Santa Croce, dove tutto quel materiale che si è accumulato durante le mareggiate dello scorso anno e anche negli anni precedenti è stato prima raccolto in questi grandi sacchi e poi portato via addirittura via mare con una chiatta. Stesso lavoro vorremmo fare anche a Santa Croce. Okay. La ringrazio su alcuni aspetti, proprio con le risorse limitate, nel senso che io sto cercando di andare da un anno a questa parte con gli uffici che afferiscono al sottoscritto, proprio io dico a raschiare il barile, e devo però ringraziare e sottolineare anche la collaborazione che ho avuto dalla regione. Ieri abbiamo parlato del lungomare di Barcola, la scorsa settimana abbiamo parlato di Piazza Goldoni, quindi con l'assessore Roberti, ieri con l'assessore Riccardi, il contributo che ho avuto dalla Fondazione CR Trieste per le aree gioco della Pineta di Barcola, per cui dico non mi arrendo al mancano le risorse, ma grazie a molti che si rendono conto delle fatiche che si fa per pianificare e programmare degli interventi, che io dico, non nascondo, hanno ripreso dignità in questo anno, perché spesso in questo periodo avremmo ricevuto centinaia e centinaia di segnalazioni, ad esempio sul verde o sulle aree gioco. In un anno ne abbiamo rifatte circa 12, sicuramente ci sarà sempre da fare, lo dicevo l'altra volta, è bello fare l'assessore alle rogne, ovviamente mi rendo conto anche che ci sono delle situazioni che abbisognano di maggiori interventi, ma ricordo quelli che abbiamo fatto sulle scalinate, erano anni che non si facevano tutte queste scalinate, abbiamo fatto 12 scalinate, voi per anni avete visto la transenna sulla Chamichan, Piazza Goldoni ammalorata, quelle scalette del Parco della Rivoltella, quelle dietro via Bonaparte, per cui nel fare le segnalazioni ovviamente c'è un ampio risalto, poi è difficile anche sempre ritornare sul posto a far vedere i lavori, grazie a Dio ho un buon rapporto sia con voi sia con la stampa, per cui si cerca anche di far vedere quello che viene realizzato. Mi rendo conto, e ovviamente ne sono ben conscio, che le necessità sono, non voglio dire infinite, ma innumerevoli. Ah, quasi dimenticavo, prima che lei fosse qua, mi ha telefonato una signora dicendo due cose. La prima, che quando si scende da Cattinara e si arriva alla rotonda dove c'è la nuova COP, mi pare, ci sono dei punti dove forse il verde rischia di sbarrare la visibilità per quanto riguarda la viabilità alla strada, quindi chiedeva se si poteva fare qualcosa. Poi non ho capito il punto preciso, e poi si preoccupava anche del taglio dei pini nella pineta di Cattinara, che sono stati tagliati altri alberi. Questa è una segnalazione che abbiamo ricevuto poco fa. Se è verde pubblico, ovviamente manderò lunedì a verificare se è da tagliare. Se è verde privato, verrà richiesto al privato di fare l'intervento di potatura. Per quanto riguarda la pineta di Cattinara, voi sapete che comprendo benissimo quello che può essere l'amarezza di chi vede tagliare degli alberi, seppur non appartenenti al comune di Trieste, quindi non è il sottoscritto, il verde pubblico, che fa tagliare quegli alberi, ma c'è
un progetto molto più ampio, condiviso però con la regione, con l'azienda sanitaria, volto proprio a dare risoluzione a quelle che sono le necessità di un'azienda ospedaliera. Oh, cosa ci chiede Claudio Visintin, che ci saluta? Ci saluta, ci ringrazia e ci chiede due domande. Allora, se partirà, se si può sapere magari quando possono partire i lavori all'ex fiera e se ci sono notizie anche della possibile cittadella dello sport nell'area attuale dell'ippodromo di Montebello. In realtà abbiamo letto l'articolo del giornale prima e c'è l'interesse dell'imprenditore Tria per riqualificare quell'area e poi appunto sull'ex fiera. Su cosa si può rispondere? Rispondo se posso per mia parte su entrambi, proprio lo stesso imprenditore che poi fa capo alla riqualificazione del comprensorio di Montebello, che però è un qualche cosa che tratta l'immobiliare, la collega Lodi, non il sottoscritto direttamente per la parte immobiliare sport, fa capo poi a una società che era stata, io dico, purtroppo allontanata dal comprensorio dell'ex fiera perché si facevano degli allenamenti. Sapete che è stato acquisito da un privato, è un anno che praticamente ogni settimana, un anno e mezzo, io chiedo riferimenti ai privati proprio perché ho, dico, fin minacciato, lo dico tra virgolette ovviamente, di cambiare la destinazione urbanistica di quell'area se il privato non si muove a fare l'intervento. Parliamo dell'ex fiera. Ovviamente questo è un'estremizzazione perché nonostante io abbia l'assicurazione, vedrei cadere sul sottoscritto delle ingenti richieste di danno, però c'è una volontà precisa di chiudere assolutamente quella che è la presentazione del PAC. So che la scorsa settimana, finalmente, sottolineo a dire, i professionisti che si occupano della progettazione, quindi del piano di attuazione comunale che e fa capo ovviamente degli austriaci, come noto, hanno presentato tutte, a quanto pare, tutte i riscontri e le eccezioni che erano state fatte dagli uffici. Quindi non è una parte burocratica, ma voi sapete che su quell'ambito c'è stata una variazione urbanistica che prevede delle opere a beneficio della collettività ed è doveroso che l'amministrazione comunale, in primis la politica, ma anche gli uffici, ovviamente assicurino che il privato faccia quegli interventi che hanno consentito di avere una variante urbanistica. Purtroppo c'è stato un dilungarsi del tempo, ma vi assicuro che in un anno non è passata una settimana che il privato non sia stato contattato per dare attuazione a quelle che sono, se non altro, gli iter progettuali, che auspico in ottobre vengano presentati all'amministrazione e anche in consiglio comunale. Ah, ecco, quindi per l'ex fiera possiamo dire che ci facciamo un nodo al fazzoletto per ottobre. Fate il nodo al fazzoletto, c'è stato un ampio confronto ovviamente anche nella conferenza dei servizi, per cui tra tutti i soggetti interessati che sono l'azienda sanitaria, il gestore dei servizi elettrici e dei sottoservizi, l'amministrazione comunale, ovviamente il gestore del trasporto pubblico locale, con una puntualissima, io voglio dire, richiesta di precisazioni e anche di indirizzi. Poi ci sono state delle scelte politiche che afferiscono al sottoscritto che hanno determinato la volontà di garantire un maggiore spazio verde pubblico in quella zona, quindi di Piazzale De Gasperi, il ridimensionamento ad esempio nella via Sette Fontane di quello che doveva essere uno spazio di ingresso molto cementificato che invece diventerà area verde. Non vi nascondo che è una delle cose che mi sta più a cuore e purtroppo dico anche una di quelle più difficili e litigiose. Quindi io mi scuso tra l'altro perché purtroppo non sono il giornalista di Tele4 che più si è occupato della questione ex fiera, questione annosa peraltro, che anticipa di molto la mia venuta a Trieste. Portiamo avanti da 4 anni. Sì. Ma l'obiettivo di più o meno generale di avere cosa all'interno della città? Lì è stato acquisito da un privato che ha l'onere, o meglio, innanzitutto l'interesse a realizzare degli spazi sportivi, di servizi e commerciali. A fronte di questo ha l'onere di riqualificare anche altri spazi della zona, quindi a cominciare dal Piazzale De Gasperi, arricchendolo secondo delle direttive che ha dato l'amministrazione comunale,
quindi con delle attrezzature ludiche per i bambini, ulteriori, del verde, degli spazi comuni collettivi da poter godere, dei parcheggi ovviamente perché sono necessari in ambito della sovrastruttura che è in procinto di presentare e che vuole realizzare dei parcheggi pubblici, ovviamente delle modifiche alla viabilità, la realizzazione di una parte di continuazione di marciapiedi e piste ciclabili verso la galleria di Piazza Foraggi e quindi il ricongiungimento a quello che l'amministrazione sta realizzando da fondo. Molto bene. In estrema sintesi. Il tema è che viene realizzato comunque attraverso un PAC, un piano di attuazione comunale, che è stato votato dal Consiglio e che deve essere seguito dal privato, quindi senza discrezionalità. Fanno i complimenti a chi ha fatto la nuova luminosa, è una cosa che piace, questa è una mail che è appena arrivata, che ovviamente mi fa piacere, devo esprimere anche un ringraziamento agli uffici sia dell'edilizia privata sia del commercio, oltre a quelli che poi sono state le condivisioni ovviamente con il privato, perché anche la luminosa, seppur sia un manufatto privato, ha una storia molto molto lontana nel tempo, ma che ha anche una parte pubblica, ad esempio sia negli atti concessori, sia negli atti che poi si sono sviluppati per garantire la possibilità di fare l'illuminazione, diciamo, e una pubblicità a messaggio variabile con pannelli su strada. Ecco, su questo io voglio sottolineare la sinergia che c'è stata in questo ultimo anno con il privato e finalmente poi si è arrivata anche a beneficio dei commercianti che insistono in quell'area a una definizione che credo, al di là dell'utilità e dell'interesse privato, soddisfa anche il pubblico. C'è la possibilità di un ritorno del parco della Villa Necker alla cittadinanza, chiede un telespettatore? È un'aspettativa che avremmo tutti. Non vi nascondo che avere un polmone verde che non fa capo al comune, ma in pieno centro, è un peccato che sia non fruibile, non voglio dire abbandonato, ma non fruibile. Servirebbero e servono ingenti risorse. Anch'io nel passato avevo cercato di stimolare questa scelta. In un vecchio piano triennale delle opere era stata messa con alienazioni, però una somma a disposizione per l'acquisizione. Il problema successivo principale è anche quello del mantenimento, quindi al di là di quelli che possono essere le linee d'intesa ovviamente con chi ne ha la proprietà. Certamente non è un'azione scartata, io che prima avete anticipato, e lo dico con piacere, nonostante le poche risorse cerco di andare oltre, ecco. Non ho la competenza per acquisire, però ho la volontà, assieme al servizio pianificazione, con il quale stiamo svolgendo diversi i lavori di programmazione molto importanti, di cercare sia per il parco di Villa Necker, sia anche per la caserma di Banne, che sapete abbandonata da tempo, di poter ridare una nuova progettualità in condivisione anche con privati, a fini sia di alloggi in un caso e ovviamente a fini di beneficio collettivo e quindi di patrimonio verde, però sono progettualità che si estenderanno un pochettino nel tempo. L'intendimento c'è. Non c'ho, avrei la speranza di portare a casa questi risultati, e sarebbe un risultato per la collettività, non ho la presunzione di poter dire e purtroppo neanche la certezza nel breve periodo, ma stiamo lavorando anche su questo. Mi segno tutto. Lei si segni, però non facciamo un fazzoletto su questo. No. Il fazzoletto va bene quello di ottobre per i privati quello mi farebbe piacere, Quello tra l'altro, sì. Perdonatemi, prima abbiamo toccato i rioni, la settima circoscrizione evidentemente il signore aveva ben contezza, io non credo che sia stata assolutamente abbandonata, è un territorio molto ampio. Nell'ultimo anno sono state asfaltate strade, stradine e marciapiedi come non in altre zone della circoscrizione, per cui non è assolutamente abbandonata. Di recente, proprio sulla questione poi della settima circoscrizione, nella quale rientra anche Servola, rione che mi sta molto a cuore, abbiamo portato alla condivisione della stessa circoscrizione dei cittadini il progetto dell'ampliamento dell'autorità di sistema portuale del porto e della parte retrostante al porto che deve ovviamente convivere con il rione, quindi la nuova progettualità che quel rione sta vivendo di cambiamento. Il polmone verde che si vuole realizzare tra l'ex ovviamente fabbrica ferriera e quelle che sono gli spazi e le case circostanti, un polmone verde che andrà a garantire una totale ridefinizione di quelli che sono gli spazi collettivi per le persone che lì insistono.
ma non voglio neanche dimenticare quelli che sono i progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per la riconversione in generale di tutto il rione di Servola, che beneficia di 1 milione di euro, e cui si sommano le recenti risorse richieste proprio alla Regione e assegnate al Comune per la continuazione dell'abbattimento delle barriere anche in Valmaura. Quindi sono interventi che hanno e che vengono messi in campo ogni volta che si procede, ad esempio, alla modifica della viabilità, alla ridefinizione dei marciapiedi, per cui non credo che sia stata proprio abbandonata di recente. Fatemi dire, poi saluto due persone che spero ci seguano. Sì, c'è ancora una telefonata che sto facendo attendere da allora, un po'. Allora sto zitto, sentiamo. Aspetta, prima no, la telefonata. Ma poi salutiamo. No, sentiamo prima la telefonata. Il telefono, pronto? Pronto, ciao Gianluca. Buongiorno. Allora, io ti aspetto, e tu sai dove, ci siamo visti anche la festa del pallacanestro, sai dove, che hanno buttato altre macchine. Va bene, questo è una cosa, poi ti chiamerò in privato. Ma sta dicendo e me o a lei? Te lo chiamo Tele 4. Comunque scrivi tutto quello che adesso dico al signor Michele, futuro sindaco. Sono molto arrabbiata con lui, ottimo. Molto. A dicembre sarà un anno che noi ci siamo incontrati in Piazza della Borsa, sull'angolo del caffè, c'erano anche altri assessori, c'è anche la Lodi. E gli ho detto, venga a fare un giro a Borgo San Sergio, lo porto io dove non va bene certe cose. Io abito dal 61 a Borgo, avevo 3 anni e mezzo, quindi conosco Borgo meglio di lei, meglio di tutti, meglio del sindaco, di tutti. Abbiamo giocato noi tantissimo, non sono qui da buttare. Vada al punto. Al punto? Il punto è grande. Davanti l'entrata della scuola Visentini e Rolli, il marciapiede davanti al cancello è rialzato dalle radici dell'alberi, da anni. È molto pericoloso per i ragazzi che devono entrare, i genitori. Adesso hanno tagliato, prima di un mese che inizia la scuola, hanno tagliato i rami che vengono fuori dagli alberi là che non si poteva entrare. Adesso, un mese prima. Questa è una cosa. Ma è molto pericoloso quell'entrata, quindi i marciapiedi non sono fatti, mettiamo bene un puntino, è molto pericoloso. Il primo che si fa male, faccio un caos. Okay. Bene. Poi, tra i due asili, la capriola e le tre casette, e diciamo e l'asilo nido quello, adesso non so se hanno tagliato, ma anche là, in via Curial, quando comincia la scuola, che comincia la pioggia, tutti questi rami, queste cose che escono al marciapiede, è impraticabile. Un altro, via Barbaro, non ne parliamo, marciapiedi rotti. Però, l'asilo di altura, la stella alpina, sono arrabbiata, Michele, molto arrabbiata. Mi dica cosa c'è. Dai, mi chiuda il ragionamento. Mi fa stare in suspense, mi dica cosa c'è all'asilo. Cosa c'è l'asilo? Sì. C'è il cancello, a lato c'è il recinto dell'asilo. Fuori l'asilo c'è tutto pieno di spini, di sterpaglie. Non si sa se il comune, l'asilo ha detto, siccome l'asilo è statale, non si sa chi deve tagliare. È anni che va avanti questa cosa. Ok, allora, dai, cercheremo di svelare l'arcano. Grazie, buongiorno. Intanto qui le danno ancora del futuro sindaco, anche signora Enrico. Signora Danica, no, aspetti, io le dico una cosa, siccome ha rappresentato alcune cose sui marciapiedi, a Borgo non c'è solo il problema vicino alle scuole, ci sono i problemi anche lungo la via Curiel, ma gli alberi c'erano prima che venissero costruite le case. Okay. Sono state costruite le case negli anni, per amor del cielo, nessuno va a dire che non dovevano essere costruite le case, però è altrettanto evidente che in alcune zone, proprio lì di Borgo, che io sono andato a vedere in realtà la scorsa settimana, se venissero abbattuti quegli alberi, credo verrebbe fuori un putiferio, perché garantisco il marciapiede, ma non so se abbattendo decine di alberi garantirei quella che è la qualità della vita di altre persone che magari lì non hanno la casa e che soprattutto di questi periodi a me viene chiesto di mettere alberi e di far sì che vi sia un'attenzione proprio al tema ambiente e pensate a questi giorni, se quella via fosse completamente senza alberi, il calore, le isole di calore che potrebbero provenire da quel contesto. Poi signora Daniz andrò
a vedere, e mi scuso se magari non l'ho chiamata, ma andrò a vedere, tanto sono qua a Ferragosto, sono sempre qua, andrò a vedere anche in questi giorni magari di maggior calma la questione dell'asilo, perché se è un qualche cosa che è del patrimonio pubblico non credo che sia un problema andare a fare uno sfalcio, insomma, ne abbiamo fatti di recente ovunque. Enrico, stavo dicendo che volevo scusarmi con una famiglia di Altura che è 2 settimane che non riesco a contattare e per ragioni personali o meno, se ci seguono lo farò nella giornata odierna. Insomma. Un saluto agli amici di Altura. Bravissimo. Perché chiedo scusa, perché prima abbiamo toccato il tema periferia, variazione, giardino di Altura e mi era venuto in mente questo aspetto. Buongiorno, complimenti all'assessore, futuro sindaco di Trieste, senza togliere nulla. Non so se porta bene sta cosa, però. Lo so, però lo dicono spesso. Se mi volete bruciare oggi. Per quanto riguarda la via Costalunga, va bene così, è molto più sicura rispetto a una volta. Questa è un'altra mail. Oggi dobbiamo fermare per una piccola pubblicità e poi torneremo ancora in compagnia al futuro a Michele Babuder, assessore comunale alle politiche del territorio. Mi volete male. Poco. Ben ritrovati di nuovo a Sveglia Trieste con Michele Babuder, assessore del Comune di Trieste alla pianificazione territoriale. E devo stare un po' più zitto perché levo spazio, parlo troppo, no? No, più che altro sono io che ho tante mail e sto cercando di leggerle tutte, ma ci sono anche le telefonate. Diamo spazio alla telefonata allora. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno, pronti? Pronti. Prego, abbassi il volume della TV magari. Sì. Anzi, la spenga proprio così sentiamo solo la sua voce. Eccolo qua. Fantastico. Saluti a tutti e due. Grazie. Buongiorno, saluti. Le farò qualche domandina a signor Michele. Bene. Michele. Vediamo se mantengo il sorriso anche dopo. Michele, no, non voglio, io attacco questa. Parlerò anche in dialetto, perché non ti dico se ci vado a me a San Royan. Allora, ho visto qua che l'ho fatto qua, scaglio legnami, tenere in commissione, eravate in commissione, sì. per risolvere cosa? E mo l'ottavo, hanno fatto mo l'ottavo, tutti quei bei camion, perché li vedo di qua anche le turche, ogni giorno viene una e due, 150 camion sbarcano, tutto quel bel fumo, vanti la Svevo, i bambini saranno contenti? Credo di no. No, assolutamente. C'è l'asilo e la scuola. E dopo anche noi vecchietti qua, perché quando che incontro papà dico siamo vecchietti noi, e gli dicono sono giovine, grazie che sia così. Se risolverà qualcosa con quella rampa, che tutti questi camion benedetti qua li viene a inquinare, e c'è cancro, parliamo se chiaro, c'è cancro. Ancora una bella robetta. Dai, una cosa veloce. La piscina terapeutica. Migo ancora la sciavera e anche il stipetto sarà ancora ti ricordo. Mi auguro che vieni, anche se mi creparò presto, non vadi a Capodistria a curarsi le colonne vertebrale e avanti così. Va bene, la ringrazio, che coccolo. Simpatico, però ha fatto delle segnalazioni importanti. Rimango col sorriso, ma estremamente serio. Ha fatto segnalazioni interessanti. Innanzitutto, voi sapete che ho stipulato con il porto la realizzazione delle 2 rotatorie, una via San Marco Campielisi, e una proprio sotto all'incrocio dello scalo Legnami, sì. Ancora quando c'era il presidente D'Agostino, quindi se non erro sarà stato febbraio-marzo di quest'anno quando abbiamo firmato la convenzione per la realizzazione di quelle 2 rotatorie, si era paventata l'ipotesi proprio di mettere una postazione semaforica sotto alle case dove immagino abiti il signore, soluzione alla quale mi sono opposto proprio perché i camion, i mezzi sarebbero rimasti con il motore acceso sotto allorquando ci fosse stato ovviamente il semaforo rosso, per cui lì come in via San Marco la realizzazione della rotatoria sarà fatta nel punto specifico dal porto e in via San Marco dall'amministrazione comunale.
Quando prima ha detto saranno contenti i bambini, no, non lo saranno assolutamente, e non lo sono assolutamente, ma non lo sono assolutamente i residenti. Quando è stata costruita la piattaforma logistica, quindi parliamo di un recente passato, era già in previsione che dovesse essere realizzata da parte ovviamente dell'autorità di sistema portuale, allora all'epoca autorità portuale, una rampa di missione in un'altra zona, proprio per non gravare sul traffico di via Svevo e dello scalo Legnami. Adesso, in quel progetto che ho accennato prima, che è molto più ampio di quella del polmone verde di Servola, è previsto che si realizzi e con fondi che devono essere rendicontati entro il 2026, che si realizzi un'altra rampa di accesso proprio dalla piattaforma, non lì, la realizzazione della rotatoria, e proprio in questi giorni in votazione, in passaggio anche in circoscrizione, a settembre ritornerà la proposta di delibera che ho effettuato e illustrato l'altro ieri alla circoscrizione settima, per mettere le barriere anche antirumore vicino alla scuola, anzi a perimetro della scuola di via Svevo, insomma, per cui, visto che abbiamo parlato dei bambini, questa era un'altra di quelle opere che abbiamo inteso condividere in parte con il porto, ma soprattutto con RFI per la gestione dei traffici portuali, proprio perché quello che dicevo prima, la pianificazione del futuro. Invece, in passato, non vi nascondo, io ho visto tanti interventi realizzati, come la piattaforma che non afferisce direttamente al comune, ma anche per opere del comune, senza, non voglio dire pianificazione, ma con una pianificazione limitata nel tempo. Quello che mi piace sottolineare è la dignità di questa parola pianificazione, perché diversamente faremo interventi spot. Purtroppo non sono interventi che vanno a finire subito sul giornale, di cui si può beneficiare, di cui beneficerà il sottoscritto, ma auspico che nel lungo periodo ne benefici invece la collettività, a partire dal sottoscritto e anche da tutti gli altri. Unisco le mail, voci si uniscono per la riqualificazione di Piazzale De Gasperi e per i marciapiedi di via dell'Ippodromo, che alcuni sono un po' sconnessi. Poi una persona mi chiede... Sono molto sconnessi, alcuni perché dovevano essere realizzati dal privato, altri perché abbisognavano dei fondi. Voi sapete che la scorsa settimana è stato approvato in Consiglio Comunale la variazione che prevede 5 milioni e 4 per gli asfalti, quindi di marciapiedi. Io intendo dare priorità a quelli che sono ovviamente le segnalazioni che sono pervenute negli anni, nei mesi in cui io, anzi nei mesi in cui sono assessore, e soprattutto dando non la singola via per far contento un residente piuttosto che un altro, ma cercando di dare una visione d'insieme, quindi di andare a sistemare ovviamente quelle che sono state le segnalazioni da parte delle circoscrizioni, ma soprattutto quelli che sono i punti di maggiore afflusso, intendo gli ospedali. Voi sapete, la zona di via Foscolo ha buchi in ogni dove, la parte dell'ospedale maggiore, la parte ad esempio che viene percorsa dalle ambulanze verso Catinara e quindi via Molino Vento, ci sono alcune zone vicino ai giardini. L'altro anno, quando non avevo ancora questa dotazione, io devo fare un plauso al servizio strade, abbiamo cercato proprio ogni capitolo che non fosse stato impegnato per assicurare delle manutenzioni. Siamo partiti da via San Michele, all'inizio si parlava di via Perarolo, abbiamo fatto gran parte di quelle che sono le zone proprio che afferiscono ai quartieri oltre la galleria. È stata fatta la zona di San Giusto, via Giulia in marciapiedi, stiamo realizzando quelli in via Fabio Severo nella parte alta, via Cantù, insomma, ce ne sono numerose. Via Romagna mi sono preso la briga di iniziare congiuntamente ad Acegas, APS AMGA, circa 2 mesi fa, un intervento che perdurerà nel tempo, quindi non sarà spot di anno in anno, ma dai mesi in cui è partito, quindi 2-3 mesi fa, percorrerà tutta la via Romagna per all'incirca un anno. Mi rendo conto che ci sono e ci saranno dei disagi. È una mail che mi chiedevano poco fa. Alcuni li abbiamo condivisi di recente anche con alcuni residenti che si lamentavano, avevano dei disagi, io capisco, però mi sono preso la briga di dire in via Romagna, che voi conoscete bene, era richiesta da moltissimi anni,
su ogni social bastava aprire un qualunque gruppo e veniva fuori un buco di Via Romagna, un rappezzo, il San Pietrino rotto, il cemento, il catrame messo. Via Romagna è oggetto di un intervento che perdurerà per un anno e mezzo e che la vedrà e vedrà il rifacimento di tutti i sottoservizi, quindi le fognature, luce, acqua, gas, dei marciapiedi, il lievo di quelli che sono i cubetti in porfido condiviso con la soprintendenza e il ripristino, la riasfaltatura con materiale ovviamente drenante e antischida adatto a quelle che sono la pendenza della strada. Un intervento che non vi nascondo è stato rimandato per molto tempo proprio perché crea dei disagi e può essere anche politicamente poco favorevole, perché ne ho ricevute, ne ricevo, ne riceverò di lamentele, ma c'è almeno la mia ferma determinazione a dare soddisfazione, a chiudere una volta per tutte quella strada rimettendo in pristino tutti quelli che sono i sottoservizi, congiuntamente al gestore, devo dire anzi che sta facendo degli sforzi perché garantire un cantiere di quella lunghezza con tutti i cambiamenti dei sottoservizi non è cosa di poco conto. Un restyling completo alla fine. Un restyling completo che poi non si dovrà più toccare la via, perché fino adesso venivano fatti solo brevi interventi a spot di riparazione di condutture molto vetuste. Mi sono preso l'onere e anche il piacere di condividere un intervento complessivo che non si sviluppasse come è stato in via Sette Fontane per 4 stagioni, ma sentendo diversi residenti che avesse una voce unica e quindi un inizio e una fine lineare, senza interventi che avrebbero, diciamo, rovinato 4 estati consecutive, arrivando poi a una conclusione complessiva. Naturalmente l'asfaltatura complessiva verrà fatta alla fine, c'è quella provvisoria, rimarrà per i lotti che vengono realizzati da Acegas. Adesso hanno scavalato, diciamo, uno dei punti più critici, che era nella parte bassa, proprio per le diverse connessioni che c'erano nei sottoservizi. Va bene, e a proposito, tra l'altro prima lei ha nominato via Sette Fontane, era passata una mail che mi diceva che la convergenza con via Vergerio, ci sono diversi edifici anche vetusti che sporgono rubando spazio e visibilità, marciapiedi eccetera, però insomma parliamo credo di edifici, di non poter buttare giù gli edifici che lei non può buttare giù, giustamente, no? Se non ho presente la zona, giuro, sull'edificio che occupa spazio. Ho letto invece di alcune pericolosità per edifici abbandonati in quell'area. Non so se è la stessa mail. Potrebbe essere quello, certo, faccio fatica a recuperarla, ecco, perché ne ho 108.000. Leggiamo le altre 107.000. Esatto. No, dai, sentiamo il telefono. Pronto? Pronto? Buongiorno. Nadia Bellina. Buongiorno signora Nadia. Buongiorno Nadia. Allora, un saluto a tutti e due. Grazie. Un saluto in particolare all'assessore. Assessore Opicina, sì. Intanto devo ringraziarla perché quel grosso buco dietro la chiesa, davanti all'azienda sanitaria, all'azienda è stato sanitaria, chiuso, quindi sì. Grazie per quello. Però rimangono i marciapiedi anche lì davanti alla Salus, dove tante vecchiette vanno a fare il prelievo del sangue. Poi c'è un marciapiede molto, molto malmesso anche davanti alla farmacia all'obelisco. Quindi anche lì non si può andare con le carrozzine perché ci sono tanti buchi e anche queste donine un po' come me, con l'età un po' come me. Ma lei è un punto di riferimento a Piscina, non è vero? Non so, lei viene un giorno a Piscina a trovarci, a vedere... Che le faccio vedere tutte le varie io, cose. Io, signora Nadia, vengo spesso a Piscina perché mi trovo bene. Vado anche a mangiare la pizza là vicino, a dove aggiunga anche la zona di via Carsia, dove abbiamo rifatto l'incrocio davanti alla chiesa, tutti i marciapiedi che sono stati fatti lì. Per cui continueremo. Sì, sì, sono stati fatti, ecco, ultimamente e avete fatto un buon lavoro. So anche perché lì. Con la mia segreteria so che c'è un contatto praticamente quotidiano con lei, mi fa piacere perché spesso porta anche ringraziamenti. Continueremo, senta, signora Bellina, dove possiamo continueremo a fare, sì. La ringrazio. Intanto voglio approfittare per fare un elogio alla sua segretaria, ecco, che vede, a fine mese mi lascia e va
in pensione, quindi le facciamo tanti auguri per il suo pensionamento, però spero che la prossima sia veramente brava e efficiente come la Daniela Camerino. Mi metterò il rossetto e una parrucca, signora Nadia. Va bene, un grosso saluto e l'aspetto, dai, grazie. Venite tu a farmi questi marciapiedi. Grazie. Anche a me mi tirano tutti per la manica. Ne abbiamo fatti, ma verrò anche con lei su, va bene? Va bene, buona grazie. Giornata, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Nadia, grazie. E quindi come commentiamo? Nadia Bellina, l'abbiamo intervistata anche ieri per Officina. La signora Bellina fa ovviamente da punto di riferimento anche assieme alla circoscrizione per diverse piccole problematiche. Non la chiamano il sindaco di Opicina praticamente. No, ma sempre spunti ovviamente che sono sono puntuali, ma sono anche utili. Alcuni ovviamente li abbiamo accolti. Voi sapete che a Opicina abbiamo rifatto proprio recentemente, e lo associo alla signora Bellina, tutta la parte vicino ai negozi dei marciapiedi. È stata rifatta quel piccolo spartitraffico vicino alla chiesa. Poi non deve ringraziare per un buco, perché purtroppo il buco si è creato e andava coperto, è un dovere. Se c'è voluto del tempo in più, io me ne scuso, però insomma non è sempre così immediata la risposta, e non certo per cause né della politica né degli uffici. Ad esempio, noi abbiamo iniziato diverse settimane fa un intervento sui marciapiedi a Roiano in via Stock, facendo la parte delle asfaltature. Ci siamo resi conto che sotto c'erano delle problematiche sui sottoservizi, e il cantiere si sta protraendo più di quanto era necessario, di quanto era stato preventivato, perché preferisco fermarmi con il cantiere delle asfaltature e far fare i lavori ai sottoservizi piuttosto che fare un marciapiede e poi ritornare a spaccarlo per occuparmi dei sottoservizi. Cioè. Quindi cercare di organizzare l'intervento dei sottoservizi contestualmente al nostro non era così immediato, e da qui anche una dilazione dei tempi. Non era preventivato di fare degli interventi sotto, evidentemente per non bucare un marciapiede dopo. Mi sembra che sia giusto, nel rispetto dell'impiego delle risorse pubbliche, fare al gestore l'intervento anche che sta sotto il marciapiede. Così come stiamo facendo, e seppur in sordina, sta proseguendo il cantiere per Piazza Sant'Antonio. Voi sapete, nelle vie Ponchielli e Paganini sono state oggetto nei mesi scorsi di un'infrastrutturazione di fronte e a fianco della vasca della fontana, quindi nella via che porta da via San Spiridione fino alla chiesa. Nelle settimane precedenti, adesso, è stato fatto tutto un nuovo collegamento di sottoservizi nella via Paganini, con ovviamente una parte di ricopertura di asfalto sopra, solo superficiale, ma adesso partirà il cantiere del comune subito a fine agosto, passato Ferragosto, con il ripristino di tutti, anzi la riqualificazione di tutti quelli che sono i marciapiedi nelle due vie, i cosiddetti due baffi, per proseguire un intervento che ovviamente doveva essere fatto prima nel sottofondo, nel sottosuolo e poi in superficie. L'abbiamo condiviso anche con gli esercenti, con gli imprenditori, le agenzie assicurative, il parrucchiere, il ristoratore, l'enoteca che sono lì. Dopo questo si passerà in via Ponchielli, senza almeno per il momento aver creato dei disagi, ovviamente nella stagione del bel tempo, che è quella durante la quale vengono usufruiti maggiormente i deor. Non è così facile, ovviamente, perché voi sapete che è uno snodo centrale, un po' come la riviera di Barcola. Se vi facevo a giugno i lavori non andava bene perché eravamo già a giugno, continuo a fare solo quelli di sistemazione ad agosto, se troppi lavori, a settembre no, c'è ancora da andare al mare, però io vorrei realizzare le opere di protezione prima che arrivi l'inverno, attento no perché c'è la barcolana, mi dispiace, io cerco di andare avanti a stromba tutto. In piazza Sant'Antonio non potevate cominciare dopo luglio, no, perché c'era il Papa. Allora voi sapete che ogni cantiere avrà un proprio impatto, e ogni cantiere avrà come bersaglio l'assessore, la politica, gli uffici, gli ingegneri che nominavano prima, il primo che ha telefonato, da dove vengono fuori questi ingegneri.
è difficile a volte mettere assieme le esigenze di molti e spesso qualunque decisione si prenda, benché in buona fede, sarà osteggiata da qualcuno che sia più furbo. Chi c'è al telefono? Pronto? Sì, buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno, sono Vladi, buongiorno. Buongiorno signor Vladi. Buongiorno. Allora, intanto un vivo applauso all'assessore Babudere e a tutta la nostra amministrazione per il poderoso lavoro che si sta compiendo all'interno del Porto Vivo. Ormai non lo chiameremo più Porto Vecchio, lo chiameremo Porto Vivo. Siccome io sono molto favorevole a un progetto che però sta scatenando furiose lettere di tutto tipo, io sono favorevolissimo alla cabinovia e non manco mai occasione, quando c'è qualche contestazione in merito, di rispondere grazie anche all'ospitalità delle segnalazioni. Mi dà un po' così sospetto, diciamo, sono un inguaribile sofista, per cui vado a cercare dove ci sono i punti di caduta, eccetera. E ci sono i vari comitati, uno per tutti, il no o via, no? E tutti firmeremo volentieri delle petizioni, a favore di questo, di quello, della tutela dell'ambiente, la tutela di un manufatto, la tutela di qualunque cosa che meriti, che abbia senso, ma non raccoglieremo mai del denaro per opporci con avvocati, con petizioni al governo, eccetera, per la tutela di un bosco. Il bosco del Bovedo è stato messo sotto tutela alla fine della Seconda Guerra Mondiale, in quanto era diventato un deserto, era stato disboscato completamente per fare della legna da ardere per le case. Quindi la tutela non era per gli alberi, non era una tutela per gli animali o per la vegetazione, era una tutela perché rinascesse il bosco. Adesso il progetto della cabinovia inciderebbe per il 6% sull'area totale di 25 ettari, però sembra, a detta di molti, che quel 6% di percorribilità, di tracciato, devasterebbe il bosco. Non sono d'accordo e in tutte queste, in questa querela, io ci vedo non tanto la tutela dell'ambiente o la tutela dei fiori o degli animali, quanto interessi più legati a questioni immobiliari. Vorrei sapere se si va avanti o se c'è qualche problema. Grazie a tutti e due, buongiorno. Grazie, arrivederci. Buongiorno signor Vladi, ma molto puntuale. Io dico solo due cose. Innanzitutto, uno studio super partes che non è del comune ma dell'Università di Udine ha certificato che non ci sarebbe un danno ambientale e anzi verrebbero a crearsi delle condizioni più favorevoli in riferimento all'opera sul Bosco Bovedo e a quelle che sono le azioni di mitigazione che verrebbero intraprese e adottate. In secondo luogo, mi pare che la pagina di oggi del quotidiano locale, oltre che i vostri servizi, indichi che verranno sospesi adesso dei parcheggi, o comunque sappiamo tutti che il tema parcheggi in città è uno dei più sentiti. Quello del Moloquato, quello che noi sì. Vorremmo favorire è invece un arrivo, la possibilità di un arrivo anche diverso dall'ingresso nord della città. Io evidentemente per la zona in cui abito diverse persone che sono contrarie e altre che però sono state invece convinte della bontà del progetto, soprattutto in riferimento all'uso che si fa adesso di quelli che sono le arterie che consentono l'ingresso in città, strada del Friuli, via commerciale, via Bonomea e la costiera. Via Bonomea non dovrebbe essere neanche percorsa dalle macchine e ogni giorno invece è piena, dalle macchine per non dei non residenti ogni giorno è percorsa in discesa. Via commerciale ha ormai una portata di peso che voi vedete, l'altro anno sono stati fatti degli interventi di asfaltatura, quest'anno adesso è già un disastro. Questo a definizione di quello che è il consumo sia per i mezzi pesanti, sia delle autovetture, sia soprattutto perché ci passano dai bus ai camion, invece di fare dei percorsi alternativi, ma soprattutto la percorrono una quantità di macchine, di persone che poi arrivano in città, non trovano il parcheggio, sarebbero magari dei
lavoratori che vengono ovviamente nella nostra città non trovano più in parcheggio al Molo Quarto, quelle che erano le vecchie zone dico abbandonate del Porto Vecchio, che spesso veniva usata come un parcheggio temporaneo, provvisorio, non voglio dire abusivo, perché insomma era un'area lasciata a se stessa e che invece adesso porta un marciapiede, la ciclabile e del verde. Quindi il progetto della cabinovia è una delle ulteriori possibilità e soluzioni per infrastrutturare l'ingresso e soprattutto per evitare che le macchine affluiscano tutte in Porto Vecchio. Ovviamente ha anche una parte residualmente turistica, perché evidentemente va anche a beneficiare di quello che può essere il flusso turistico. Non viene costruita per fare del turismo, ma è stata programmata come una soluzione di viabilità intermodale alternativa all'utilizzo dell'autovettura, ma soprattutto in previsione di tutela di quelli che sono gli spazi del Porto Vecchio, Porto Vivo, di cui ci stiamo riappropriando tutti noi collettivamente, e lo vedete ogni giorno per i lavori che ci sono, onde evitare che in Porto Vivo, Porto Vecchio, a me piace questo romanticismo, si vada a urbanizzare e a portare ulteriori autovetture. Quindi è un sistema di trasporto urbano. Voi sapete già quest'anno anche l'impegno che c'è stato per condividere con Trieste Trasporti, e risulta per me fondamentale che sia garantito anche nel servizio invernale un collegamento rapido all'interno del Porto Vivo, quindi con l'allungamento della linea 20 che c'è stata in via sperimentale d'estate. Poi non so quali saranno le soluzioni che Trieste Trasporti vorrà proporre al Comune per l'inverno all'interno del Porto Vecchio, per garantire peraltro l'utilizzo del parcheggio del centro congressi come parcheggio di interscambio. Quindi questo parcheggio può essere utilizzato unicamente se a chi parcheggia lì la macchina viene garantito un servizio mobile di trasporto veloce pubblico verso la città, e quindi questo è l'intendimento anche pro futuro. Sottolineo anche l'intendimento e l'impegno che c'è stato con la Regione e con poi TPL e FVG per portare anche un collegamento marittimo all'interno del Porto Vecchio. Adesso vedremo quelli che sono i dati di utilizzo, e sapete benissimo anche che è notizia, sono provvedimenti che stiamo prendendo in queste settimane, anche la volontà di ridefinire quelli che sono gli spazi, le aree di sosta del magazzino 26, quindi del polo museale e del centro congressi, per evitare che sia un'enorme spianata di parcheggi, ma che diventi invece un percorso magari di parcheggio e di sosta per i pullman, con un percorso in sicurezza per recarsi verso il polo museale. Sono interventi che si protraggono nel tempo, perché la conclusione è prevista nel 26, si è iniziata dalla bretella, come avrete o avete avuto modo di vedere, si stanno riproponendo degli interventi molto molto cospicui e ingenti anche nei due vialoni centrali, tant'è che anche il lievo di questi parcheggi, la sospensione del Molo Quarto, ovviamente connessa non a una volontà politica, ma a una volontà di utilizzare quelle aree proprio per andare avanti e continuare nei lavori del Porto Vivo. Ci fermiamo, grazie all'assessore comunale Michele Babuder per essere stato con noi e aver risposto alle grazie domande. Grazie a voi, grazie. Scusate se sono stato un po' prolisso, ma cerco e tento di utilizzare anche questa vostra ospitalità per dare più informazioni possibili. Grazie assessore. Buona giornata a tutti. Buon lavoro, grazie a voi per averci seguito. Piccolo break pubblicitario, poi di nuovo assieme, state con noi. Ben trovati di nuovo a Sveglia Trieste, in diretta con Giorgia Kakovic. Adesso Trieste, buongiorno, grazie ritrovata. Per l'invito. Oh, allora, da dove partiamo? Partiamo da questo titolo del giornale che abbiamo finito di commentare prima anche con l'assessore Babuder, perché mancheranno 485 stalli in Molo Quarto, perché insomma tutti i lavori che rientrano nella programmazione di Porto Vecchio, Porto Vivo, come dir si voglia, e il sindaco dice al vaglio una soluzione sulle rive, di cui non sappiamo altro in questo momento, ma insomma credo si stia ragionando in tal senso. Il tema parcheggi, Kakovic, è un tema per Trieste. Mi aspetto la rivolta in piazza lunedì mattina. Possibili soluzioni. A parte che non so se, nel breve periodo, perché appunto anche si parlava prima della diretta, c'era stata quella proposta
insomma, non condivisibile da parte nostra di 2 anni fa del parcheggio sotto la stazione marittima. Ovviamente noi questa cosa non la condividiamo. Dopo, nell'immediatezza, io non so dove vogliono mettere queste macchine, in Piazza Unità, penso, perché l'unico spazio fisicamente accessibile in questo momento, vista anche la presenza per il periodo estivo delle navi da crociera, non so dove possono pensare di mettere queste 450-460 posti macchina che verranno a mancare da lunedì. Sì, in vaglio da capire appunto cosa sarà fatto nell'immediatezza. Poi noi in generale siamo a favore della riduzione della mobilità tramite mezzo proprio, per l'amor di Dio, l'abbiamo sempre detto. Il problema è capire come gestire questo flusso di persone, come gestire le persone che vengono in centro città per lavorare, perché poi tra l'altro, se non sbaglio, lì c'è scritto anche sull'articolo del Piccolo, c'è anche una questione di persone che lavorano dentro la regione, Fincantieri, sì, tutti gli uffici attorno. Capire come gestire questo flusso di persone con un sistema di mobilità integrato che garantisca anche il fatto che le persone decidano di non prendere la macchina e lasciarla a casa. Ah, c'è una telefonata, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Io percepisco un segnale, ma no, invito a richiamare. Allora, tante mail abbiamo ricevuto, alcune commentate da Babuder, altre no, altre più generiche su tante questioni come i marciapiedi, sì, dissestati, il verde in certe zone. Continuano a tagliare, ecco, qui il comune non c'entrava, ma continuano a tagliare i pini alla pineta di Cattinara, che so che sì, ho visto. È comunque un'altra questione che continua a tenere banco. Quindi diciamo che tra marciapiedi, buche sull'asfalto, strade dissestate, c'è da fare, c'è insomma, da fare, poi tanto, piano piano la programmazione va avanti, però che ne dice di come viene... Ma quello, i pini, i marciapiedi, e queste cose che sembrano piccole ma sono il quotidiano delle persone, nel senso che noi come consiglieri comunali, anzi molto di più in realtà in circoscrizione, perché il consigliere circoscrizionale è l'anello di congiunzione tra la cittadinanza e l'istituzione, quando ero in circoscrizione effettivamente quello era una questione d'ordine del giorno, calcolando che anche Trieste è una città con un'età media di persone anziane, che oggettivamente se un marciapiede è messo a posto ed è in sicurezza fa effettivamente la differenza, ed è un fattore di manutenzione quasi ordinaria. E anche qui dopo c'è tutto il ragionamento anche su come viene utilizzata la strada, ad esempio anche rispetto al centro città. Io perlomeno adesso non bisognerebbe vedere le statistiche, non ho una percezione dei numeri e tutta una serie di cose, ma ho la percezione ad esempio che ci siano molti più camion in giro che comunque vanno a rovinare le strade. E quindi sì, si resta molto indietro e si va poi ad intaccare poi la quotidianità vera e propria delle persone, senza andare a parlare poi di grossi sistemi, ma diciamo l'ordinario è quello, il marciapiede, la zona verde, riuscire a trovare anche con questo caldo che c'è un po' di refrigerio in uno spazio che sia perlomeno non in battuta di sole, non completamente cementificato, e riuscire ad uscire senza rischiare di farsi male, queste cose qua. Allora, una telefonata, vediamo se adesso la recuperiamo. Pronto? Sì, pronto, un buongiorno a voi. Buongiorno. Ecco, io volevo fare una domanda alla consigliera. Perché prego. Il comune asfalta i tombini? Questa è una cosa che io non riesco a capire. Il comune asfalta, cioè, i tombini? E chi è a capo dell'assessorato, no? Perché i tombini sono stati, asfaltati tempo fa. Mi faccio un esempio. I tombini. Adesso, nell'incrocio Udine Pauliana c'erano 7-8 tombini, adesso ne sono rimasti 5. Vuol dire che altri 3 sono rimasti sotto senza essere tirati su. E questo è un disastro, perché logicamente il sole che scalda la terra, dove c'è il ferro, scalda di più sotto, e dove c'è logicamente il terreno non scalda. Ecco, poi volevo segnalare 2 buchi che io ho segnalato all'URP, ho segnalato dappertutto, in via Ovidio, nessuno viene avanti. Poi si sta asfaltando il pavè, i cubetti di porfido si stanno asfaltando, ho telefonato ai vigili urbani, neanche per niente, e i buchi sono all'inizio della via e commerciale con l'incrocio Ovidio, e l'ultimo buco è in finale della via Ovidio con davanti al, diremo, i bottini delle immondizie e davanti all'entrata del cancelletto. Vabbè. E sono pericolosi.
nessuno, niente. Già una settimana che sto telefonando di qua di là, non c'è risposta. E poi volevo dire che l'asfaltatura di piazza Sant'Antonio nel giardinetto, quando verrà fatta? Mi sono perso Babù, per peccato. Ma ha detto che è tutto in lie, i lavori sono in dirittura d'arrivo per diversi lotti. Adesso però rispondiamo anche alle altre cose. Incrocio via Udine, via Paoliana, i tombini asfaltati, due buchi pericolosi in via Ovidio e via Commerciale. Dovrò fare una segnalazione. Diciamo che si è mancato Babuder per poco. Sì, 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 era abbastanza accurato il telespettatore, sì, parlando dei buchi sull'asfalto, immagino, che è un problema, effettivamente. È un problema, soprattutto se si gira in scooter o in bici. Allora, vediamo se la posso... sulla variazione di bilancio, no? Parlavamo anche prima in fuori onda degli emendamenti non passati. Non passati. Però qualcosina di suo è passato. No, è passato un emendamento a firma La Terza, Famulari e Altin, se non sbaglio. Per dare 200... Diciamo che abbiamo messo insieme il tesoretto delle opposizioni. Mm-hmm. Per dare 200.000 euro alle persone, alle famiglie, ai nuclei familiari che sono rimasti fuori da quello che era il reddito di cittadinanza. Dopo la variazione che abbiamo fatto, che abbiamo affrontato come ultima cosa, diciamo prima della pausa estiva, il 2 di agosto, adesso, poco tempo fa, era una variazione di 30 milioni di, insomma, diciamo soldi che c'erano prima, che bisognava capire come gestirli. Noi, come adesso Trieste, abbiamo presentato una quarantina, 45 mi sembra emendamenti, di cui è stato accolto soltanto questo, ma io prendo anche l'occasione un po' per, insomma, leggere quali sono stati gli emendamenti bocciati, perché oggettivamente sono emendamenti rivoluzionari da soviet socialista, perché abbiamo chiesto fondi per la costruzione della piscina terapeutica dell'acqua marina, visto che comunque quest'anno ricorre il quinto anno, 300.000 euro per l'ascensore obliquo di Casa Bartoli, 100.000 euro per la mobilità ciclabile pedonale dell'asse Piazza Vicoli, Giardino Basevi, Campo San Giacomo e Via Orlandini, 100.000 euro per la messa in opera di bagni pubblici accessibili a tutti e a tutte. Poi abbiamo chiesto 30.000 euro per la fattibilità di un anello verde per la Maddalena, 50.000 euro per un progetto di fattibilità tecnica economica di una connessione tranviaria lungo la linea di Costa Triestina, che viene chiesto poi dalla sovrintendenza rispetto anche alla questione dell'Ovovia. Abbiamo circa 100.000 euro per l'housing sociale, cioè per quelle fasce tra i 15 e i 30.000 euro di ISA all'anno che non riescono più a stare sul mercato privato con gli affitti. Offerta immobiliare convenzionata per gli studenti universitari fuori sede del 300.000 euro, 50.000 euro per progetti di rigenerazione urbana, 10.000 euro, questo l'ho chiesto io e me l'hanno bocciato, e dico cari cittadini di San Vito, in cui io chiedevo una zona carico e scarico per favorire la mobilità veicolare più sicura in via Combi, 21.000 euro per i consigli circoscrizionali, 30.000 euro per la segnaletica a favore dei musei, 50.000 euro per le microaree e 50.000 euro per aumentare il supporto economico ai nuclei familiari in stato di morosità incolpevole per il pagamento dell'affitto. E questo è soltanto una parte dei nostri 40-45 emendamenti che ci sono stati bocciati, quindi insomma noi ci chiediamo anche, non mi sembrano tali da poter giustificare, soprattutto insomma, diciamo che la spesa più grossa di proposta era 100.000 euro, no? 200.000 che fu quello, diciamo, accettato. Escluso l'acqua marina, 100.000 euro, diciamo. Okay. Quindi rispetto a una variazione di bilancio di 30 milioni, insomma, sono pochi soldi, no, tanto che io in consiglio comunale ho fatto anche la battuta, colleghi, chiedo solo questo, datemi solo questo. Abbiamo portato, comunque siamo soddisfatti e soddisfatte anche per il lavoro fatto con gli altri gruppi di opposizione per questi 200.000 euro che aiuteranno sicuramente i nuclei familiari che sono rimasti fuori da quello che era la copertura del reddito di cittadinanza, però insomma questi sono tra gli emendamenti che noi abbiamo chiesto, ci sono stati bocciati, giusto perché anche giusto che la cittadinanza sappia. Certo, allora fermiamoci per la pubblicità e poi torniamo fra poco, vedo che c'è una telefonata, la recupereremo appena possibile, fra poco. Ritrovati di nuovo in diretta insieme a Giorgia Kakovic, consigliera comunale adesso Trieste. Allora c'era una telefonata in attesa, sì, sentiamo. Pronto? Pronto?
Sì, pronto Paladin, buongiorno a lei, buongiorno, buongiorno a lei e al consigliere Kakovic. Mi scusi, ma è sempre più indifferita la televisione, non è che si riesce proprio a essere puntuali alle risposte. Allora, io volevo parlare con Mabuda amichevolmente, adesso invece parlo con Kakovic e cerco di essere diplomatica, ma non si può essere diplomatici in certi momenti. Ha telefonato Sergio prima dei tozzetti che saltano, no? Su qui in via dei Baiardi, Kakovic, dove c'era un poggiolo in fuori che adesso l'hanno tirato via, no? Ci sono tozzetti che saltano assieme alla copertura in ghisa delle fognature, quelle tonde. Ecco, ci sono c'è un mio vicino, mi ha detto che l'ha messo in ordine. Qui saltano le tubature del gas, le tubature dell'acqua. È una vergogna veramente. Vengono su, da quando è stato levato via quel poggiolo, dei camion sempre più grandi. E ogni volta che devono fare una riparazione, no? Viene su un scavatore, su questa strada che una volta passava il carro coi cavalli, diciamolo sinceramente, no? E adesso avremo nuovamente in via dei Baiardi chiusa, perché è stato fatto i sondaggi, hanno fatto 7-8 buchi e c'è una croce rossa sui tozzetti, lì c'è un altro spandimento. Noi siamo stati chiusi da marzo fino agli ultimi di giugno o luglio, neanche non mi ricordo, no? Non è possibile una cosa del genere. C'è un divieto, Kakovic, all'inizio di via Baiardi, in altezza e in larghezza, nessuno lo rispetta. Vengono su delle autobotti. Ieri ho visto un camion, ma non era un camion. Quelli che passano in via Fabio Severo, adesso che è chiuso il Ponte Bianco, penso siano più piccoli. Era una cosa enorme, per cosa? Penso per o espurgare o cambiare un servizio in un cantiere che sta in via Baiardi. Non so se esistono camion più piccoli, ma non è possibile andare avanti in questa maniera. Io chiedo, quando chiamo la polizia locale, come ha detto Sergio pochi giorni fa, ti dicono sì, oppure se vengono sono tutti seccati. L'ultima volta li ho chiamati per un'impalcatura che era stata messa e non era stabile, proprio su quell'angolo stramaledetto che è lì, e Paladin lo conosce, sì. Va bene? Ecco. E erano tutti seccati, però hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco e l'impalcatura è stata messa in ordine. Però se io non li chiamavo, forse doveva venire anche la Croce Rossa, perché proprio sull'angolo, se passa un camion di quelli, viene giù tutto e chiamiamo anche la Croce Rossa. Allora, mi domando, possibile tutto questo? Siamo proprio abbandonati. No, ha ragione Nivea, nel senso che è anche accurata. Grazie Nivea, credo che anche per certe situazioni sia da chiamare la polizia locale. Sì, penso alla polizia locale, ma io direi di fare anche una segnalazione direttamente agli uffici. Se ha lavori pubblici, infatti non sono io la persona giusta con cui parlare, forse la signora ha ragione rispetto alla differita tra che faccia una segnalazione ai lavori pubblici, magari mandando anche delle foto. Quando ero in circoscrizione questa cosa funzionava abbastanza, e che faccia questo combinato tra polizia locale e uffici. Secondo me può essere una tecnica, non so se per il cittadino, per provare a interfacciarsi direttamente con gli uffici. Sì, dopo magari io faccio un attimo una segnalazione anche su questo e vediamo un attimo se riusciamo a fare qualcosa. Va bene, allora, un'altra telefonata, ma prima da una mail per lei, Kakovic. Sì. Buongiorno, chiedo alla consigliera cosa è successo che non viene più fatto l'ascensore della casa per anziani Bartoli, che era l'emendamento. Sì, no? Che era l'emendamento nostro, e noi abbiamo chiesto questi 300.000 euro per andare a... perché il comune aveva un piano di fattibilità. No, il comune aveva, adesso non mi ricordo esattamente la cifra, ma mancavano rispetto a un finanziamento che, se non sbaglio, era di entità regionale. Noi abbiamo chiesto questi altri 300.000 euro per fare il completamento dell'opera e andare a fare quest'opera e ce li hanno bocciati. Okay. Adesso io non so se la giunta tirerà fuori dal cappello qualcos'altro, mi auguro di sì, perché è una situazione che va avanti da 26 anni. Ok, io andavo sui 30, però 26 anni, insomma. Quindi... 26 anni, perché mi fido di quello che mi scrive Nevio. Ok, quindi
insomma, questo è, noi chiedevamo questa posta di bilancio appunto per andare a fare l'opera, per fare questo ascensore obliquo. Ancora una telefonata, pronto? Ah, buongiorno carissimi. Buongiorno. Innanzitutto buon lavoro. Grazie. Volevo sollevare una questione che riguarda l'allacciamento idrico, ma in genere la fornitura d'acqua. Mm. Recentemente, una decina di giorni fa, hanno dato comunicazione del progetto di rifacimento di quattro tratti in città, di quattro tratti idrici, però ovviamente non è necessario perché noi stiamo perdendo dal 30 al 40% dell'acqua nelle tubature, quindi milioni e milioni di litri d'acqua ogni giorno, e chiaramente gli utenti pagano non solo l'acqua che ricevono, ma l'acqua che viene fornita dalla CEGAT e in parte viene dispersa nel terreno. Ora mi domando come mai le istituzioni hanno puntato su spese come la Seggiovia e non hanno invece puntato su spese che con poche decine di milioni di euro potevano prevedere il rifacimento dell'intera rete idrica, che è molto vecchia, alcuni tratti risalgono agli anni 30. È una cosa fondamentale perché l'acqua è la cosa più importante che esiste e nel futuro sarà ancora più importante viste le situazioni climatiche. Ricordo a tal proposito che nei rami del Timavo a Duino noi facciamo scaricare a mare, si scaricano a mare circa 300.000 tonnellate di acqua dolce che potrebbe essere tranquillamente usata per lavorazioni industriali, per l'agricoltura e per tutti i servizi, escluso forse il servizio potabile, ma potrebbero rappresentare una ricchezza infinita per tutto il territorio. Ritorno a domandarmi come mai le istituzioni non si interessano di questo problema importantissimo e gravissimo. Grazie, buona giornata. Grazie a lei, buongiorno. Prego, Kakovic. Ma c'ha ragione, c'è poco da dire. Se in una partita così importante come quella del PNRR la Giunta non ha ritenuto necessario fare dei lavori sulla rete idrica, piuttosto, ok, che erano partite di bilancio, partite di bandi differenti, quindi forse non è neanche giusto, però potevano anche concentrarsi, rispetto alle uovie ovviamente sto parlando, potevano anche concentrarsi sulla dispersione idrica. Noi, come ha detto Trieste, tra l'altro prima firma del consigliere La Terza, abbiamo proposto una delibera per l'istituzione di una commissione speciale sul servizio idrico triestino, è stata messa a calepino, ossia nella lista delle cose da discutere, per essere chiari, senza andare in troppi tecnicismi, e speriamo che venga discussa quanto prima e che tra l'altro la maggioranza si veda disposta a fare questa commissione sul servizio idrico per parlare anche di questa questione. Ah, che va proprio anche a rivedere la dispersione di acqua. Sì, sì, l'idea è di fare una commissione ad hoc appunto per discutere di questa questione qui, anche di questa questione qui. Ok, va bene, c'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Prego, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Giulio. Giulio. Sono quello di Roiano. Ecco. Volevo chiedere, ho mandato un'email nella precedente. Adesso la cerco. Non mi hanno risposto. Perché hanno iniziato i lavori per il verde della piazza, cosiddetta piazza, la chiamo piazza tra i bunker. Cioè davanti all'asilo e quella è una nuova piazza di Roiano, per fare il verde e non si vede nessuno. Fermi i lavori per il verde che avevano iniziato lì del nuovo asilo di Roiano, giusto? Sì. Ok, adesso mi ricordo. Piazza tra i bunker la chiamo io. Piazza tra i bunker è molto bella. Tra le garage e l'asilo sono due propri. Dall'altro deve essere un bosco urbano e dopo tutto come porcheria. E tra l'altro anche previsto il giardino pensile sopra il garage. Il giardino pensile, sì. Non le piace l'idea del giardino pensile? No, non che non mi piace, ma non l'ho visto portare la terra. Ok, lei dice non vedo i lavori andare avanti, nonostante... Non mi piace, bisogna accontentarsi. Mi doveva essere un bosco urbano. E poi potevano anche cercare di fare l'acquisizione della caserma austro-ungarica davanti, che proprio chiude la scena. Nessuno la usa nessuno. Cosa vorrebbe lei a Roiano? Qual è la sua richiesta principale, cioè l'urgenza secondo lei? Ah, l'urgenza è già tanto di determinare quella specie di piazza che c'è. Ok, va bene. Dopo ci sono tanti marciapiedi. Io ho anche mandato la fotografia del marciapiede di via Stock, sotto oltre i volti.
e anche sotto i volti, la parte destra venendo, lì qualcuno ci si spacca la testa prima o dopo, davanti al chiosco delle verdure lì. Va bene, allora la ringrazio e mentre parliamo io sto cercando di recuperare la sua foto, la ringrazio, buongiorno. Allora Kakovic, al di là dell'asilo che in effetti ha tutto un tema suo, no? Sì. L'asilo di Roiano, sappiamo quello che ha creato anche a livello politico, caos, però, sì, però dice il telespettatore, almeno vorrei vedere che proseguono certi lavori. Ma no? Io non so adesso, allora, probabilmente anche dopo, allora, io non lo so, cioè, no, l'anticipo della risposta è che non lo so. Dopo vado un attimo a logica, penso che sia anche una questione di, visto che è verde, visto che è estate, determinati tipi di piantumazioni in estate forse non si possono fare, forse non bisogna fare, ma questo bisogna chiederlo all'ufficio per la gestione del verde del comune. E, sì, insomma, penso che sia anche questa questione qui, poi insomma magari ci informeremo adesso con il rientro post ferie a settembre, anche perché io ricordo un'audizione in terza circoscrizione in cui comunque c'era stato detto, ma a rigor di logica ha un senso, che avrebbero scelto delle specie arboree che sarebbero cresciute nel tempo, quindi questo bosco urbano non è che sarà tipo, non so, un così comparirà dal nulla, sarà un processo lento che ovviamente sottostà anche le leggi della natura, il cambio delle stagioni, quindi insomma penso che il fermo lavori sul verde sia dovuto anche al fatto che è estate. Questo penso, dopo ci informeremo, capiremo. Bene, allora noi ci fermiamo per l'ultima pubblicità, poi avremo ancora 25 minuti assieme a Giorgia Kakovic, adesso Trieste, a fra poco. Ben ritrovati nuovamente a Sveglia Trieste, abbiamo ancora poco più di 20 minuti assieme a Giorgia Kakovic, consigliera comunale di adesso Trieste, per rispondere ancora alle vostre mail, segnalazioni. Pronto? Buongiorno, sono in linea? Buongiorno, sì, prego. Buongiorno Paladini, buongiorno alla gentile consigliera, a tutti i telespettatori Tele 4, e volevo anche un saluto particolare alla redazione che c'è dietro di lei che lavora e collabora, perché sono veramente squisiti al telefono, molto disponibili, meritano diciamo un elogio senz'altro come minimo. Grazie. Ecco, io volevo richiamare l'attenzione alla gentile consigliera dell'intitolare, visto che non si può fare, non si possono dare delle strade in ordine, visto che non si possono diciamo avere diciamo una rete idrica come Dio comanda, almeno di riconoscere il valore storico, culturale e diciamo anche sensazionale di due personaggi, passatemi il termine, storici di Trieste. Uno è Karl Weiprecht, è un esploratore dell'Ottocento, di origine tedesca, ma diciamo, naturalizzato come cittadino austriaco, e fiero, ripeto, fiero di essere triestino, tanto quanto che lui con le sue esplorazioni nel Polo Nord, voglio ricordare che il Polo Nord, grazie a Karl Weiprecht, noi abbiamo un passaggio tuttora oggi funzionante, che si chiama Passaggio Trieste. Lui è stato l'artefice del, partendo proprio da Trieste, diciamo, delle esplorazioni all'Artico. E poi potrei parlare ancora avanti, ma purtroppo non abbiamo tempo, no? Ma sì, io segnalo proprio questo, merita, perché Trieste glielo deve. E secondo, secondo personaggio, una via, una piazza, un monumento, Felice Benuzzi. Felice Benuzzi, un valoroso soldato italiano, prigioniero degli inglesi in Kenya, evaso dal campo di prigionia inglese, lui assieme a altri due o tre diciamo, amici e compari di Ventura, e con mezzi assolutamente di fortuna, come si deve dire, proprio mezzi assolutamente di fortuna, hanno scalato il monte più alto del Kenya, tanto da essere stati i primi in assoluto a mettere la bandiera italiana sopra il monte più alto del Kenya. Una curiosità, la bandiera italiana è stata fatta proprio con pezzi di stoffa raccattata qua e là e cucita da un sarto prigioniero diciamo italiano. Per la sensazionalità del fatto, perché è proprio andato con sprovvisto di tutte le attrezzature oppure arrangiate, e subito dopo hanno voluto arrivare in inglese, ma hanno trovato lì piantata diciamo, la bandiera italiana con dentro una bottiglia in cui raccontava la storia
Felice Benuzzi, grazie, buongiorno. Grazie a lei. Beh, è interessante, riapre anche un tema, Kakovic, se vogliamo, si ricorda la richiesta della statua a Margherita Hack anche. Sì, me la ricordo. Quindi, molto bene. Chi ha segnato la storia di Trieste spesso è richiamato come esempio e quindi la possibilità di ereggere un simulacro che può essere un'effigie, una statua, eccetera. Sì. Cosa ne pensa anche di queste? Ma io penso che abbiamo tanti triestini, tante triestine. Nati triestini o adottate, perché ad esempio Margherita Hack penso che si possa considerare triestina, che hanno dato lustro e popolarità a questa città, che hanno anche, diciamo, utilizzato le particolarità di questa città per avere una forza o comunque, diciamo, una spinta nei loro propri lavori, forse, e sono dei personaggi che teoricamente almeno non dovrebbero creare divisioni tra le parti politiche. Nello specifico, ad esempio, questi due personaggi io non li conoscevo, andrò a leggermi qualcosa, ringrazio anche il telespettatore che non mi ricordo il nome per averli nominati, però sì, appunto, quando c'è stata la questione della statua e del murales, perché a un certo punto si era parlato anche di un murales e dell'intitolazione di una piazza Margherita Hack, insomma, era venuto fuori un po' di tutto all'interno sia delle ali consigliari del Consiglio Comunale che della circoscrizione all'epoca che fu. Io penso che ci sono alcuni personaggi che non hanno appartenenza politica, o almeno che, diciamo, da morti postumi non dovrebbero avere appartenenza politica, dovremmo semplicemente rendere grazie a questi personaggi per aver garantito anche che Trieste venga conosciuta all'estero e ed essere dei personaggi di cui noi triestini e triestine possiamo andare fieri. Assolutamente, poi tra l'altro Trieste adesso con tante manifestazioni sta correndo verso una certa direzione, ma molto spesso voi anche come gruppo adesso Trieste avete presentato anche delle interrogazioni su come gestire determinati fenomeni, pensiamo ai croceristi, pensiamo alla salute, quindi anche del mare, eccetera. Ecco, adesso il Consiglio Comunale è in vacanza, sì, però questo mese sì, dai. Si tornerà a portare le proprie istanze da settembre. Beh, certo, ottobre, nel senso, noi come gruppo di Adesso Trieste adesso ci siamo presi una pausa, anche perché ci sono dei certi momenti dell'anno in cui io, Kevin e Riccardo ci vediamo praticamente H24, quindi con tutto il bene che posso volere a queste due persone che sono amici da anni, insomma, qualche volta c'è anche un po'. Basta, sta nel tuo, mi stavo nel mio. E no, cioè, sicuramente si tornerà, anche perché penso che sarà un settembre molto caldo, sia sulla questione del Porto Vecchio, sulla questione comunque dell'asilo di Roiano, la concessione, la privatizzazione dell'asilo di Roiano. Noi anche sul Porto Vecchio in questi giorni ci sono state tutta una serie di battibecchi, diciamo, sul giornale, con Bertoli che ci invita a leggere una delibera che non ci è mai stata inviata, e quindi, insomma, non posso leggere le carte, le stelle, cercare di capire le volontà della giunta su Porto Vecchio. Noi comunque, come Adesso Trieste, ci siamo adoperati a fare una cosa che il comune fino a questo momento non ha fatto su una zona nevralgica importantissima come quella del Porto Vecchio. Noi abbiamo, se poi andate sui nostri social lo trovate, stiamo raccogliendo i dati rispetto alle volontà dei triestini e delle triestine per quello che è. Quindi lancio anche questa notizia. Il futuro del Porto Vecchio, noi ad esempio nella nostra piccola raccolta dati di una piccola associazione con tre piccoli consiglieri comunali, ci dice quella consultazione ci dice che solo il 18% delle persone hanno una buona conoscenza dei progetti del comune sul Porto Vecchio, e quindi, visto che è una zona che sarà fondamentale anche per lo sviluppo di un certo tipo della città, pensiamo che il comune debba adoperarsi molto di più nella condivisione dei propri progetti, anche perché basterebbe l'invio di una delibera innanzitutto rispetto a questa cosa qui. E il 70% dei rispondenti e delle rispondenti dice che i magazzini devono restare di proprietà pubblica ed essere oggetto di concessione in un'ottica di sviluppo complessivo dell'area. Solo il 4% è a favore della vendita, insomma, dei magazzini, e l'82%, questo ricalca ovviamente un punto che era all'interno del nostro piano elettorale, diciamo, della nostra proposta elettorale, è a favore l'82% di insediamenti di imprese ad alta tecnologia e basso impatto ambientale, soprattutto legate all'economia blu. Quello che sarà del Porto Vecchio sarà una battaglia che noi faremo, che stiamo facendo già da un po', continueremo a farla, e appunto sarà anche sicuramente un tema caldissimo
a settembre-ottobre, anche perché le circoscrizioni vengono chiamate adesso a dare un voto in piena estate a una delibera che a noi sembra fumosa, perché non la conosciamo, non l'abbiamo ancora letta, che sembra molto fumosa, che sembra quasi ci arriverà una scatola chiusa in consiglio comunale con magari pochi giorni per leggere la delibera e capire un po' cosa stiamo andando incontro. L'altro tema sarà sicuramente l'asilo di Roiano, e poi ci saranno tutta una serie di temi anche riguardo lo sviluppo della città nel complessivo, come sicuramente la cabinovia a un certo punto approderà in consiglio comunale, e ci sono tanti temi che guardiamo da qua alla fine dell'anno. Insomma. Però avete lanciato un sondaggio a chi risponde attraverso anche i vostri canali social su quello che pensa di cosa debba essere il futuro di Porto Vecchio. Sì. Rispetto a quelle percentuali, più o meno quante persone quindi hanno già risposto? Mi sembra che sia più o meno 1000 persone, più o meno in questo momento. Okay. Magari sto sbagliando. Dopo il quindi già un migliaio di persone, ovviamente è aperto a ulteriori risposte. Certo, dopo magari nell'ufficio dati, cioè, quelle 3-4 persone dentro del suo Trieste che sono a maneggiare i dati, mi tireranno le orecchie finita questa trasmissione, però mi sembra che siano circa 1000 persone, ma noi abbiamo condotto come metodo questo metodo in realtà più volte. Noi durante la campagna elettorale avevamo fatto quello studio con indagine quantitativa e qualitativa sul futuro del mercato coperto, abbiamo fatto più volte, abbiamo utilizzato gli strumenti di partecipazione che fondamentalmente partono dall'analisi dei dati e dall'analisi delle volontà delle persone per poi cercare una mediazione rispetto a queste volontà. Al mercato coperto non se ne parla più. Al mercato coperto non se ne parla più, ma noi abbiamo un bellissimo pamphlet sul nostro sito sul futuro del mercato coperto, quindi invito i telespettatori e le telespettatrici ad andare a vedere il pamphlet che noi avevamo elaborato in fase di campagna elettorale. E sarà anche questo discussione dei prossimi mesi? Non so, penso di sì. Qualche volta, diciamo, io faccio molta fatica a stare dietro a tutte le cose che escono a volte. Ci sono delle volte che proprio faccio fatica, però penso che a un certo punto si tornerà a parlare anche di quello, sì. Va bene, allora, un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, una cosa, dunque, voi, visto che ho sentito che parlare asfaltica, allora, la via Pignola... un sentiero di guerra, praticamente chiesa di Frati Verosetti e Lengemar si va su per via Chiedino, poi per ritornare giù siete tutti obbligati a venire giù per via Bonarotti, perciò va percorsa in senso unico da via Chiedino la va verso Bonarotti e se tutta ripensata, abusi, quella che mette dura prova la schiena del povero chi che guida e ho già telefonato che era Casoglia, era il Mepal Giorgi che, e però nessun provvede niente, per favore ricordeve, c'è una via impraticabile. Va bene. Se sarà possibile, ricordeve. Ah, ma ci pensiamo noi a ricordare, ma certo, ma certo. No. Altre segnalazioni? Non fa l'asfalto a ricordare. Concreta cosa, va bene, grazie tanto. Va bene, un abbraccio, grazie, grazie a lei. Buchi sull'asfalto, anche in via Felice Buonarroti, messi a dura prova la schiena delle persone che con la macchina fanno tutun, 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 in continuazione. Quindi, beh, chiaramente è un problema, ok, trasmetteremo anche noi di Tele4 agli uffici competenti. E adesso io ogni tanto ho anche pena del povero assessore che si deve occupare, perché adesso, al di là di tutto, anche prima era ospite Babuder che cerca di fare più cose possibili obiettivamente, poi è chiaro che ci sono cose in scadenza che non si possono fare così, però è un tema quello, il cittadino è molto attento che le cose funzionino. Perché la quotidianità è ovvio che se esci di casa c'è sempre quella buca lì e la prima cosa che vedi la mattina è la buca per terra, è la quotidianità. Sì, dopo diciamo che anche strutturalmente Trieste probabilmente non aiuta, la propria struttura proprio conforme geograficamente proprio non aiuta, e poi insomma si cerca di fare ovviamente il più possibile, immagino anche che Babuder, spezzerò una lancia a favore di Babuder, ci prova, fa quello che può, insomma dopo sì, probabilmente bisogna fare di più, ma anche ripensandolo collettivamente in maniera collegiale assieme come facciamo a gestire questa cosa qua, potrebbe essere un tema, un compito per l'estate, diciamo. Quindi... Senti, in questi mesi si è parlato molto di questa tenuta o meno della giunta comunale, no? Oddio. Allora, abbiamo visto dei litigi interni, la questione sul cos'era, sulla privatizzazione dell'asilo. Roiano, abbiamo visto Medau e Brandi scannarsi. È stata una puntata bellissima di Ring, quella. C'era anche la terza mi pare, è vero. Ma insomma, come la vede la tenuta di questo consiglio comunale?
comunale di questo centrodestra, giusto per dare così, pur parlare, per infocolare un po' le polemiche. Un po' perché non fa abbastanza caldo. Ma è agosto, è estate, mi annoio anch'io. Mi annoio anch'io. Ma allora, la giunta e la maggioranza stanno mostrando oggettivamente dei punti di frizione su delle questioni molto importanti. E, diciamo che secondo me il grosso punto di frizione in questo momento è stato appunto, come ha menzionato lei, la questione dell'asilo di Roiano, nel senso che poi noi sappiamo, perché poi in consiglio comunale si chiacchiera, come sappiamo perché all'interno degli uffici, che secondo me sono la vera e unica fonte di verità all'interno di una città, ci sono due fonti di verità che sono le segnalazioni del piccolo, le chiamate di Tele4 e le voci che corrono all'interno degli uffici del comune di Trieste, che sono tre. E che ci sono tante persone scontente di tutta una serie che non sono perfettamente d'accordo e allineate rispetto a una serie di scelte della giunta. Io riconosco la consigliera Brandi comunque una certa tempra nel opporsi alla decisione della contro la privatizzazione dell'asilo di Roiano, però ci sono tutta una serie di altri temi che scontentano moltissimo moltissimi consiglieri di maggioranza, tra cui anche Lovovia e altri temi simili. Quindi non lo so se la giunta arriverà alla fine. Per il momento stanno mostrando, nonostante tutte le antipatie che corrono tra di loro, una certa unità. Diciamo che comunque la nostra percezione è con una giunta che scricchiola e che continua sempre di più a scricchiolare, ad avere delle manifestazioni esterne, diciamo, molto più frequenti rispetto, diciamo, all'inizio. Mi ha scritto Nevio prima, che ritorna sul tema di Casa Bartoli, dice: buongiorno, sì, a proposito dell'ascensore obliquo Casa Bartoli, bastava chiedere alla regione un contributo. A me sembra che il contributo ci fosse già della regione, perché erano dei soldi vincolati che la regione aveva dato e dovevano essere messi una serie, cioè altri 300 erotti, quanti abbiamo chieso noi, per fare l'ascensore, da quello che ho capito io. Quindi, insomma, questo mi sembra sia la questione. Ci sono tanti lampioni spenti in via del Botro, via Alpi Giulie, anche via il parcheggio. Via del Botro dove è? Ad altura? Ah, mi chiede troppo. Via Alpi Giulie o ad altura? Via Alpi Giulie, sì, okay. E anche proprio del parcheggio della piscina di Altura, che rimane tutto al buio. Altura è un rione, tra l'altro. Noi, tra l'altro, su questi famosi emendamenti abbiamo chiesto anche dei soldi per Altura, che ci sono stati negati, sia sulla partecipazione, sui percorsi di partecipazione per riavvivare il rione, sia su una serie di diciamo di azioni per la mitigazione della velocità delle automobili nel quartiere, ci sono state negate. Quindi, insomma, questo altro emendamento bocciato. Sì, altri due emendamenti bocciati, quindi questa è un po' la... dopo, rispetto a... Però ci dovrebbe essere la riqualificazione, un emendamento a firma, mi pare, di Medau, Bernovic e Polacco. Sì, esatto. Quei 350.000 euro sul giardino di Altura. Sì, sul giardino di Altura. E adesso, insomma, vedremo, insomma, però magari questa cosa qua è da segnalare forse da CEGAS più che agli uffici comunali. Ho un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Sono Mariana. Mariana, volevo buongiorno. Un'informazione. Ieri sono passata per Basovizza. Volevo perché hanno levato i tavoli a Basovizza, là dove che c'è il laghetto? Il laghetto? Ieri i tavoli e ieri delle panche in legno. Ok. Che noi andavamo spesso a giocare le carte, noi vecchietti, a fare la passeggiata. Ok. E mi risulta, mi hanno detto che hanno levato i tavoli e le panche. Nel giardino dove ci sono i giochi? No, quindi. Dopo la chiesa, dove c'è l'entrata del sentiero. E quel spazio del verde. Dove c'è l'entrata del sentiero Ressel, giusto? Non so. Okay. E al lato della strada c'è conosciuto come laghetto, che è quel spazio sotto gli alberi all'ombra dei era quei tavoli e le panche. E adesso non ci sono più. Va bene, raccogliamo la segnalazione. Perché per agosto andavamo su, adesso vecchietti non possiamo portarci i tavoli e i sedi. Lo capì. Va bene, dai, raccogliamo la segnalazione e vediamo cosa si può capire. Grazie signora, grazie, buongiorno. Grazie, arrivederci. Sai, le persone anziane, giustamente, magari abituate anche a farsi la passeggiata, sedersi sulla panca, sono piccole grandi cose.
sì. che disturbano, sì. Magari, no? Non ho idea, forse saranno stati marci, forse saranno rotti, non lo so. Altre questioni importanti per la città, Kakovic, se dovessimo giusto da piscina acquamarina. Piscina acquamarina, noi abbiamo chiesto dei soldi per rifare la piscina acquamarina, ci hanno detto di no. Che faceva sempre parte di quella trafila di 40 emendamenti. Trafila di emendamenti che noi abbiamo proposto. Sono 5 anni dal crollo dell'acquamarina, se non sbaglio, crollata nel 2019. Quindi nel luglio del 19, il 29 luglio 2019. Del 19, quindi sono ormai 5 anni. E il sindaco di piazza in realtà ha detto che a settembre, ottobre, comunque in autunno, diciamo, dovrebbe partire la dovrebbe essere presentato questo progetto sulla Comarina, se non sbaglio, qualcosa del genere, in sede di consiglio comunale, e quindi aspettiamo, tanto... Fiduciosi? No, per niente, però insomma abbiamo aspettato 5 anni, aspetteremo ancora 6 mesi. Che non si debba andare a curare la gente a capodistra, esatto, diceva tipo, prima, no? Un telespettatore, no? Esatto. Per quanto concerne anche il servizio importante che sicuramente un luogo come quello... Ah, io ci ho fatto la riabilitazione del ginocchio che mi sono spappolata là dentro, ah, ecco. Quindi insomma lo conosco abbastanza prima bene. Del crollo? Prima del crollo, 2 anni prima del crollo. 2 anni prima del crollo. Mi sono fatta 6 mesi di fisioterapia là dentro. E allora, un servizio riconosciuto, assolutamente. Un'altra, dai, ce la facciamo, un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno Paladin. Buongiorno. Io desideravo un'informazione tecnica, non so se poi è la persona adatta o meno. Vediamo. Io abito a Servola. Sì. E purtroppo, abito davanti alla ferriera. Volevo sapere, quelle due costruzioni... che erano le abitazioni degli operai, presumo, della ferriera, eccetera. C'è un'idea del comune o sollecitare la proprietà a buttarle giù per fare qualche cosa o comunque per togliere, sicuramente se sarà dentro dell'amianto, roba del genere, se c'è la possibilità di liberare quello spazio, perché magari si può avvantaggiare lo stesso rione di Servola di quello spazio che è completamente inutilizzato. Non lo so, penso che lì però ci sono più riguardo a questo. Io avevo chiamato tempo fa, avevo parlato con Babuder per una questione di riasfaltatura del piazzale che c'è lì davanti, ma aveva detto che non è di proprietà del comune, quindi probabilmente sarà una questione della ferriera di Servola, ma se magari si riuscisse a sollecitare un intervento per riqualificare tutto questo piazzale e liberare lo spazio per poi avere delle idee, butto lì una stupidaggine, magari costruire un supermercato, fare un supermercato, un luogo dove fare un supermercato per riattivare, per rivitalizzare il rione di Servola, visto anche che c'è quel piazzale che potrebbe essere comunque sfruttato come parcheggio e quant'altro. È un tema, grazie, buongiorno. Beh, allora, la persona che ha chiamato... Non so se la proprietà è privata. Sì, esatto, cioè bisogna capire un attimo i vincoli che ci sono in quell'area. Perché se è privata io non sono anche gli eredi. Cioè, perché potrebbe essere non so quante eredi. Però è il tema anche di Servola, no? Certo. Di far rianascere un rione che si è andato a spegnere negli anni. Sì, è un tema, dopo... Come sempre, forse non bisognerebbe ragionare all'ottimo, bisognerebbe ragionare in un complessivo su... Che direzione si vuole dare alla rinascita di un rione che giustamente adesso si sta confrontando con una nuova identità anche rispetto a tutte insomma, le vicende storiche ormai che ci sono state. I sottopassaggi continuano ad essere chiusi in Piazza della Libertà, inizio di Viale Miramare, quelli della PAM, se ne lamenta Eleonora. Noi era stato chiesto, se non sbaglio, alla consigliera Richetti dei 5 Stelle la riapertura. E, diciamo in maniera molto franca, quei sottopassaggi sono stati chiusi per via dei migranti, nel senso che la consigliera Richetti aveva chiesto la riapertura soprattutto in giornate di brutto tempo, giornate invernali, di bora, pioggia, eccetera, per garantire alle associazioni e agli enti che si occupano delle persone in Piazza della Libertà, che non è l'ente pubblico, ma di persone che si occupano in maniera volontariamente di quelle persone in Piazza della Libertà, di riaprire per poter dare a loro ristoro con un pasto caldo, una coperta, e permettere
di prendere un po' di riparo. Non capisco perché continuano a essere chiusi. Secondo me la risposta è semplicemente perché non vogliono che le persone stiano lì. Basterebbe trovare un'altra soluzione per fare in modo che le persone stiano da un'altra parte. Grazie Giorgia Kakovic, adesso grazie mille, buone vacanze. Grazie, buone vacanze. Grazie, grazie. Buon Ferragosto, grazie. Anche buon tutto anche a voi telespettatori, grazie per averci seguito. Ovviamente prossimo appuntamento con Sveglia Trieste lunedì mattina. Buon proseguimento. Arrivederci.